Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera, Pugnaloni Simone. Presente. Campanari Giorgio. Presente. Paolella Frida. Presente. Flaminia Eliana. Flamini. La vedo collegata, però non è in video e in audio. Passo quindi a Gallina Fiorini Diego. Presente. Canapa Matteo. Presente. Pierini Gabriele. Presente. Invernizzi Filippo. Presente. Maggiori Renata. Maggiori Renata mi pare che non c'è. Ok. Gobbi Cecilia. Presente. Feliciani Michele. Presente. Vignoni Daniele, mi pare che aveva anche Sento mandato giustificato. Assenza, sì. Allora, Ricci Ruben. Presente. Spilli Tommaso. Presente. Brandoni Giorgio Maria. Presente. Rossi Filippo. Presente. Palazzini Graziano. Assente. Simoncini Stefano. Presente. Bordoni Monica. Presente. Antonelli Sandro. È assente. Bottegoni Lorenzo. Presente. Presente. Sì, no, non capivo questo caos. Allora, Araco Mario, assente. Donia Caterina. Presente. Ginetti Achille. Presente. Alessandrini Passarini Alberto Maria. Presente. Chiedo ancora se Eliana Flamini è collegata. Allora, per il momento quindi è assente. Comunque, constatato il numero legale, la seduta è valida, cedo la parola al Presidente. Grazie segretario. Passiamo al punto numero uno all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del sindaco. Colgo l'occasione dell'ultimo Consiglio Comunale del 2021 per augurare a tutti i consiglieri comunali e alle loro famiglie un sereno augurio per un sereno Natale e un felice 2022, nella speranza che anche se il numero dei contagi è in aumento, cercando di rispettare tutti insieme le regole, invitando tutti a vaccinarsi, speriamo che nella primavera prossima si possa uscire davvero dal Covid. Faccio un augurio speciale a Stefano Simoncini, che l'ho visto in forma stasera e quindi mi fa molto piacere, quindi sono contento. Buon lavoro a tutti, eccoci qua. Grazie Sindaco. Possiamo adesso passare al punto numero due, che sono le interrogazioni, interpellanze e mozioni. La prima, il primo, la 2 numero, la 2.1 è l'interrogazione del consigliere comunale Simoncini in ordine a stalli per gli ambulanti del centro storico per il periodo prenatalizio e natalizio. Leggo l'interrogazione del consigliere Simoncini, poi passerò la parola all'assessore Glorio per la risposta. Visto l'approssimarsi delle festività natalizie, considerato che in anni passati agli ambulanti del centro storico del giovedì sono stati comunicati all'ultimo momento i nuovi stalli, dato che le piazze del comune e Boccolino sono tradizionalmente occupate da allestimenti natalizi e pertanto non fruibili dagli ambulanti. Considerato che i predetti ambulanti debbono organizzarsi e comunicare ai propri clienti le nuove ubicazioni degli stalli loro assegnati, così da evitare cali di fatturato che nel periodo prenatalizio è solitamente importante. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale Stefano Simoncini chiede se l'amministrazione comunale ha programmato e pianificato i nuovi stalli per gli ambulanti del centro storico per il periodo prenatalizio e natalizio. Se non lo avesse fatto, quando intende provvedere e comunicarlo agli interessati? Prego, consigliera Glorio. Intanto, segretario, è arrivata la Flamini. Prego, assessore Glorio. Sì, buonasera a tutti.
Allora, per quanto riguarda gli stalli del mercato settimanale, quest'anno l'impatto delle attrazioni natalizie in realtà è stato decisamente minore rispetto a quello degli anni scorsi. Quest'anno l'attrazione principale è lo scivolo di ghiaccio, che è uno scivolo largo 4 metri e lungo 35 metri, che a differenza delle precedenti piste di ghiaccio è molto più piccolo e quindi ha consentito una riallocazione di tutti i banchi del mercato nella stessa piazza Boccolino, non dovendo subire gli ambulanti appunto particolari delocalizzazione rispetto al posto loro assegnato. Sono comunque state fatte delle riunioni in comune, precisamente due riunioni, con gli ambulanti di Piazza Boccolino e gli ambulanti di Piazza Don Minzoni, in due momenti separati appunto per presentare tutto il calendario natalizio con le attrazioni e per decidere eventuali spostamenti. Due banchi avevano ventilato la possibilità di spostarsi davanti il sacramento, nella parte antistante al sacramento, perché comunque ci sono degli stalli liberi, ma poi invece abbiamo visto che nei due giovedì precedenti non è stato necessario spostarsi in quelle ubicazioni perché comunque per la mancanza di altri ambulanti tutti si sono risistemati nella piazza Boccolino. Il trenino, che è un'attrazione che di solito arriva il 23 dicembre, anche quest'anno è stato programmato in arrivo domani pomeriggio, dopo la realizzazione del mercato settimanale, proprio per diminuire l'impatto appunto degli spostamenti e quindi il trenino della famiglia Medini stazionerà fino al 9 gennaio e quindi coinvolge solo due giovedì, giovedì 30 e giovedì 6, per cui anche in questo caso l'impatto è minimo e comunque è stato concordato con i due soggetti interessati nella piazza Boccolino, perché il trenino quest'anno starà proprio dietro la fontana nel lato destro e quindi coinvolgerà due stalli di ambulanti e con loro si è concordata la posizione alternativa sempre all'interno della piazza Boccolino senza spostamenti. Per quanto riguardano le due casette, la casetta di Babbo Natale e il chiosco della società operaia non vanno ad impattare sugli stalli degli ambulanti perché sono posti dietro, così come anche l'albero di Natale, per cui non sono stati necessari spostamenti di alcun tipo nella piazza, diciamo davanti a Gustibus. I sei ambulanti previsti sono rimasti tutti e sei al loro posto con il mezzo e quindi a differenza degli anni scorsi non c'è stata la necessità di farli venire senza mezzo. Quest'anno, appunto, come dicevo, l'impatto è stato molto minore rispetto agli anni precedenti e comunque concordato sia con i referenti, il presidente e il vicepresidente della FIVA, che è l'organizzazione, l'associazione di categoria presente ad Osimo, sia con gli ambulanti personalmente, quindi in un rapporto bidirezionale. Per quanto riguarda invece i mercati straordinari di Natale, che coinvolgono sempre gli ambulanti e che sono stati fatti domenica 12 e domenica 19, gli stalli sono stati decisi proprio con loro. Quindi prima dell'assegnazione dei posteggi è stata fatta una piantina dall'ufficio commercio e questa piantina è stata concordata con il presidente e vicepresidente della FIVA prima di mettere a bando i posteggi, prima di assegnare i posteggi. E quindi c'è stato un rapporto, diciamo, preliminare a quello dell'assegnazione dei posteggi, dell'individuazione dei posti che, come avrete visto, sono stati tutti davanti al comune e sono stati sufficienti rispetto alle domande pervenute. Credo di aver finito il mio intervento, se poi il consigliere Simoncini ha altri dubbi, io rimango qua per rispondere. Grazie Assessore, prego Consigliere Simoncini per la replica. Ovviamente questa interrogazione nasce con largo anticipo rispetto alla data odierna che la discutiamo, quando ormai le attrazioni natalizie, il programma delle attività natalizie è stato già definito, eccetera. Naturalmente non è un'interrogazione che parte dal sottoscritto, ma che è stata richiesta al sottoscritto da un ambulante, il quale, appunto, come ho scritto nella interrogazione, lamentava il fatto che in anni passati gli spostamenti per via delle attrazioni natalizie venivano comunicati sempre con pochissimo anticipo.
E questo naturalmente arrecava un minimo di disagio, perché magari la clientela affezionata, non trovando nel posto tradizionalmente allora assegnato la bancarella, non sapeva dove andare, e quindi lui mi diceva: se io lo sapessi 2 o 3 settimane prima, quei 2 o 3 giovedì prima dello spostamento avviso la mia clientela, e così che non perdo fatturato in un periodo in cui naturalmente per via degli ovvi regali, per via dei maggiori acquisti che ogni famiglia fa, naturalmente c'è un incasso abbastanza significativo. Però io mi ritengo soddisfatto della risposta che mi ha dato l'assessore. Ora io non so se non ho capito quanto prima sia stato comunicato all'associazione di categoria i nuovi spostamenti, eccetera, e auspico che sia stato fatto con abbondante anticipo. Tuttavia, visto e considerato che quest'anno grossi spostamenti per via delle attrazioni natalizie in Piazza Boccolino, Piazza del Comune, Piazza Don Minzoni, non, come diceva l'assessore, non sono state eseguite, quindi è chiaro che gli spostamenti sono minimi, o sono stati minimi, e per cui probabilmente, adesso io non ci ho parlato con questo signore che mi ha suggerito l'interrogazione, però immagino insomma che il disagio sia stato limitato, per cui auspico che in tutte le attività che si fanno in piazza, in centro storico, sia quelle estive che quelle primaverili, che le feste autunnali, che insomma le varie iniziative natalizie, ecco, si possa partire con largo anticipo per informare un po' la cittadinanza e soprattutto gli operatori economici del centro, perché appunto se si fa una attenta programmazione con largo anticipo, naturalmente eventuali disagi o comunque aggiustamenti che si possano fare in corso d'opera naturalmente vengono meglio. Tutto qui, io ringrazio della risposta e mi fermo. Grazie a lei, consigliere Simoncini. Passiamo al punto 2.2, che è l'ordine del giorno dei consiglieri comunali Pugnaloni, Gallina Fiorini, Flamini, Gobbi, Pierini e Maggiori, a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda Enedo S.p.A. È arrivato un emendamento che chiedo alla regia di mettere a video, e passerei la parola al consigliere Gallina Fiorini per la presentazione. Consigliere, ecco, l'ho disattivato il microfono, prego. Sì, grazie Presidente. L'emendamento è stato presentato perché nel frattempo, rispetto a quando è stato presentato l'ordine del giorno, c'è stato un ulteriore sviluppo, ci sono state novità, direi assolutamente positive, di cui prendiamo atto come gruppo del Partito Democratico con soddisfazione, ovviamente, perché appunto parlo di un accordo raggiunto tra la proprietà aziendale e i lavoratori a seguito di una trattativa sindacale che comporta diciamo lo stop dei licenziamenti che erano stati preannunciati in un primo momento dall'azienda, licenziamenti di quasi metà dell'organico dei lavoratori dipendenti presenti all'interno dell'azienda e che sarebbero dovuti arrivare insomma a ridosso del Natale, quindi assolutamente una brutta notizia che per fortuna è stata scongiurata. Voglio con questo emendamento, poi magari andrò più ad approfondire la questione nella discussione successiva proprio del punto dell'ordine del giorno, però mi piace anche aggiungere che credo che questo accordo sia stato
in qualche modo incentivato e rafforzato anche dalla presenza di tutte le istituzioni nei vari livelli che sono scesi in campo e hanno dato sostegno e forza anche alla trattativa. Quindi se si è giunti a questo risultato è anche perché, a mio modo di vedere, insomma, si è mossa un po' tutta la classe politica e le istituzioni, appunto. L'emendamento però vuole impegnare comunque il sindaco e l'amministrazione comunale a seguire gli sviluppi futuri della vicenda, perché va ricordato che questo accordo, sicuramente importante, risolve la situazione ma in maniera temporanea, perché di fatto apre un periodo di cassa integrazione di 12 mesi, oltre alla possibilità di una mobilità volontaria e incentivata, quindi non più una procedura di mobilità, cioè di licenziamento coatta. Però in questi 12 mesi, a nostro modo di vedere, occorre comunque tenere alta attenzione e appunto seguire anche tramite un contatto con le organizzazioni sindacali la vicenda e quindi l'evolversi della situazione. Nel frattempo interessare le istituzioni competenti affinché vengano potenziate le politiche attive del lavoro, che secondo me è il vero neo delle politiche riguardanti il lavoro in Italia, perché ci si concentra molto sulle politiche, diciamo, passive, cioè gli incentivi e gli indennizzi e gli ammortizzatori sociali che riguardano appunto le situazioni di difficoltà di crisi aziendale. Ma è non meno importante, anzi, tutte le politiche attive che riguardano appunto la formazione continua dei lavoratori, dei dipendenti, soprattutto in un'ottica come quella attuale in cui dovremmo abituarci anche magari a ricollocarci, a non dico reinventarci una professione, ma essere pronti ed essere quindi formati sufficientemente per poter affrontare le varie situazioni che si vengono a creare nel mercato del lavoro. Grazie. Grazie consigliere, è aperta la discussione sull'emendamento e ha chiesto la parola il consigliere Simoncini, prego. No, scusi, io non mi prenoto per l'emendamento, mi okay. Prenoto per la discussione generale, ok. Potete prenotarvi, ma sull'emendamento. Non ci sono richieste di intervento, chiudo la discussione e apro le dichiarazioni di voto, sempre in merito all'emendamento. Non ci sono dichiarazioni di voto, passo la parola al segretario per la votazione. Pugnaloni Simone. Favorevole. Campanari Giorgio. Favorevole. Paolella Frida. Favorevole. Flamini Eliana. Favorevole. Gallina Fiorini Diego. Favorevole. Canapa Matteo. Favorevole. Pierini Gabriele. Favorevole. Invernizzi Filippo. Favorevole. Gobbi Cecilia. Favorevole. Feliciani Michele. Favorevole. Ricci Ruben. Favorevole. Pilli Tommaso. Favorevole. Brandoni Giorgio Maria. Favorevole. Rossi Filippo. Favorevole. Simoncini Stefano. Favorevole. Bordoni Monica. Favorevole. Bottegoni Lorenzo. Bottegoni. Allora vado avanti. Donia Caterina. Favorevole. Ginetti Achille. Favorevole. Alessandrini Passarini Alberto Maria. Favorevole. Allora, Bottegoni assente? Penso di sì. Quindi, allora, all'unanimità l'emendamento viene approvato. Grazie segretario. Quindi adesso è aperta la discussione in merito all'emendamento, all'ordine del giorno emendato. Consigliere Simoncini, prego. Sì, io volevo
dare un suggerimento che non ho fatto l'emendamento, ma se viene accolto, diciamo, come suggerimento dall'amministrazione, mi fa molto piacere. Io ho seguito due grosse crisi aziendali quando ero sindaco, una la Best, un'altra la Roal. La Best, che di fatto è a passatempo, anche se l'ubicazione è sotto il comune di Montefano, e la Roal, che sta praticamente a Campocavallo, anche se stava a Campocavallo, anche se praticamente sotto il comune di Castelfidardo, ma in entrambe c'erano, insomma, qualche centinaio, un paio di cento osimani che vi lavoravano. Soprattutto nella trattativa della Best furono assunte delle decisioni, cioè l'azienda si impegnò a dare una buonuscita per un tot di mesi, mi pare 18 mesi, ai dipendenti che dall'oggi al domani videro la fabbrica chiudere in un ponte del 1° novembre. Il 2 novembre gli operai andarono a lavorare e la fabbrica aveva l'azienda aveva cambiato le serrature in questi 2-3 giorni di ponte avevano spostato tutti i macchinari in Polonia. E quindi immaginate lo sconcerto, insomma, di queste famiglie, perché poi molti osimani vi lavoravano e ci lavoravano, per esempio, moglie e marito, quindi era veramente una tragedia familiare. Ebbene, io proposi collaborazione, suggerimento di una azienda di formazione professionale e interinale, che una parte di quei ristori economici che l'azienda si era impegnata a dare fossero investiti con una partnership con questa azienda che avrebbe fatto formazione, proprio per fare formazione a queste persone che avevano perso il lavoro e che potevano essere ricollocate in un'altra attività. Perché vedete, quando in un'azienda tu stai per 10-15 anni dietro ad un macchinario oppure dietro ad un software particolare che usa magari solo quel tipo di azienda lì, e quando non hai più quel lavoro non sai ricollocarti, perché tu hai sempre fatto quel tipo di lavoro lì, hai sempre utilizzato solo ed esclusivamente quella macchina oppure quel software, ma non ne sai utilizzare altri, e quindi ti trovi, tra virgolette, spaesato, ti trovi disarmato rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, che, come sappiamo bene, sono molto, oggi come oggi, sono molto mutevoli e in grande velocità, perché molto spesso le aziende interinali cercano l'operaio specializzato in quella macchina, in quel software, eccetera, perché devono collocare subito, nel giro di 48 ore, quella professionalità. Ecco, io credo che se l'istituzione comunale trovasse una partnership con una società di formatori che producono corsi di aggiornamento, corsi di formazione professionale, e dedicassero a queste persone della Enedo in questo caso, ma questo vale per altre possibili, speriamo di no, ma come vediamo, insomma, la Caterpillar Aiesi, come vediamo in tante altre situazioni, purtroppo questi casi avvengono con una molto spesso, insomma. Ecco, se in queste situazioni noi avessimo
una partnership con il comune, per cui un ente che può essere reperito sul mercato attraverso un bando può organizzare una serie di 2, 3, 4 corsi di specializzazione per diciamo così insegnare altre mansioni, insegnare altri l'utilizzo di altri software, insegnare far prendere per esempio dei patentini. Mi ricordo che una volta una ditta aveva bisogno di personale che portava i muletti e con l'Agenzia Comunale del Lavoro organizzammo un corso per mulettisti, perché per usare il muletto ci vuole un patentino senza del quale l'azienda non ti assume. E quindi in 448 organizzammo questo corso di formazione, per cui 3 persone mi pare, riuscirono ad essere impiegate di lì a qualche, nel giro di pochi giorni. Ecco, se riuscissimo ad attivare una collaborazione di questo tipo in modo tale che queste persone che si trovano da qui a qualche, si troveranno ma purtroppo da qui a qualche tempo a perdere il posto di lavoro, e nel frattempo si sono formate su altri software per prendere un patentino, per prendere una patente speciale, per con la collaborazione del comune, è chiaro che queste persone possono guardare al loro futuro con un po' più di tranquillità, perché hanno più possibilità di piazzarsi nel nuovo, diciamo, in una nuova occupazione. Ecco, io quindi suggerisco all'amministrazione, e non mi interessa di firmare questa proposta con un emendamento affinché si possa vedere un domani che l'ho fatta io, non mi importa assolutamente. Quando si tratta di lavoro per le persone, perdita del lavoro per delle famiglie, chi fa qualcosa di positivo è benedetto, punto e basta, senza guardare all'appartenenza. Per cui insomma io do questo suggerimento perché l'ho sperimentato nella crisi Best e anche in altre situazioni che organizzammo con l'Agenzia Comunale del Lavoro. Questo può essere una opportunità per coloro che purtroppo perdono lavoro. E se noi non, come istituzione, non li sosteniamo, magari pagando un corso, magari offrendo, diciamo, una partecipazione ai costi di questi corsi di formazione, una cosa di questo tipo, magari organizzandoli noi con l'ausilio di agenzie specializzate, eccetera, io credo che noi faremmo un ottimo servizio, un buon servizio per queste persone, per queste famiglie che purtroppo dall'oggi al domani si vedono così rapire, tra virgolette, il proprio posto di lavoro. Grazie. Grazie consigliere Simoncini. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Grazie Presidente, innanzitutto dico a Stefano Simoncini che ha fatto bene a ricordare la crisi della Roal, perché la Roal diciamo è l'azienda che ha preceduto l'Enedo, cioè l'Enedo altro non è che la continuazione di una Roal a ranghi ridotti, perché già appunto quella azienda aveva avuto una crisi aziendale che aveva poi portato a licenziamenti. Nel frattempo l'azienda ha cambiato la proprietà e io vedo anche una costante, un filo conduttore nelle proprietà di determinate aziende e nelle crisi aziendali che ne seguono, perché questa proprietà è a capo di una multinazionale estera e quindi mi ricorda tanto altre situazioni. Questo per dire che sicuramente diciamo l'ampliamento delle dimensioni aziendali dei nostri distretti
è stato un passaggio per certi versi, diciamo, giusto, auspicabile e anche inevitabile, direi. Però sta comportando altre problematiche, perché queste proprietà non hanno di fatto legame con il territorio e quindi possono decidere dall'oggi al domani, come sta succedendo, di chiudere una sede e di spostare tutta la produzione in un altro paese dove il costo del lavoro è nettamente più basso. Così come ad esempio con le nuove tecnologie stiamo vedendo di licenziamenti fatti attraverso delle videochiamate oppure attraverso magari un semplice messaggio. Per cui sono d'accordo sulla proposta che ha fatto il consigliere Simoncini. Io credo però che serva una presa di posizione forte dalla politica nazionale, perché innanzitutto occorre una legge di contrasto alle delocalizzazioni, perché non è possibile che appunto una proprietà si svegli dall'oggi al domani senza nessun preavviso, decida appunto di chiudere una sede e lasciare a piedi centinaia di lavoratori senza pagare dazio e magari dopo aver preso anche dei bei incentivi precedentemente. Quindi questo è assurdo e non può più avvenire, secondo me. L'altra cosa che riguarda la politica sempre nazionale e comunque anche locale, perché poi su questo la materia del lavoro adesso è di competenza regionale, io credo che a volte magari la soluzione è più semplice di quella che pensiamo, e però è talmente semplice che per qualche motivo non viene portata avanti. Cioè bisognerebbe potenziare degli strumenti che già esistono, ma che poi appunto non gli si dà l'ossigeno per poterli far sopravvivere. E parlo dei centri per l'impiego, ma parlo anche della figura del navigator, ad esempio, che è stata insieme al reddito di cittadinanza spesso criticata nell'occhio del ciclone. Però se non si danno risorse, si possono creare tutti gli strumenti che uno vuole, ma poi ovviamente non funzionano. Quindi potenziare i centri per l'impiego significa dotarli di personale e di risorse in modo tale che possano coordinare le politiche del lavoro e quindi mettere insieme i fondi europei per la formazione che ci sono, mettere insieme le aziende, le istituzioni e creare dei percorsi. Perché come è stato detto anche dal segretario generale delle due sigle sindacali che hanno organizzato lo sciopero generale, nonostante poi sia stato, diciamo, questo sciopero spesso dai media, diciamo, quelli più, oserei dire, mainstream, sia stato un po' snobbato, ecco, però per chi ha avuto modo di seguire il loro intervento, secondo me sono state dette cose anche interessanti, al di là poi di uno come la pensa. E cioè, al di là del contrasto alla delocalizzazione, è stato detto che nel contratto di lavoro deve essere previsto per legge, quindi, ore di formazione costante e periodica per tutti i lavoratori, una formazione che appunto deve essere continua. Quindi è inutile creare il navigator, poi dire che non funziona, se il navigator viene lasciato lì in mezzo al mare senza neanche una zattera per poter andare verso la riva e condurre verso il porto le persone che sono rimaste senza lavoro. E dico anche che sul reddito di cittadinanza, tanto criticato, io anche sarei, se vogliamo utilizzare un termine alternativo, sarei per il lavoro di cittadinanza più che per il reddito di cittadinanza. Ma al di là degli slogan, quello che va detto è che uno strumento del genere ha salvato migliaia e migliaia di persone in una fase di grande crisi. Insieme al reddito di emergenza, io sono stato a contatto personalmente, per il lavoro che faccio, con persone che avevano veramente bisogno. Per cui direi anche, smettiamola di dire che sono tutti furbetti, perché i furbetti sicuramente ci sono tra i percettori del reddito di cittadinanza, ma così come ci sono nel paese e in ogni settore, non è che stanno solo tra quelli che prendono il reddito di cittadinanza. E devo dire che per fortuna ci sono stati questi due strumenti, ossia, ripeto, il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza,
perché alcune persone sono rimaste improvvisamente senza un reddito e senza neanche un sussidio di disoccupazione, senza nulla. Quindi in un paese, secondo me, civile, democratico e anche di relativo benessere, come è ancora l'Italia, noi non possiamo immaginare appunto che ci siano persone che non hanno un reddito di dignità, direi. E poi chiaramente l'obiettivo finale non è solo quello di dare un reddito, ma quello di reintrodurre le persone nel mondo del lavoro, perché il lavoro, oltre che un diritto costituzionale, va ricordato, significa anche inclusione sociale, quindi partecipare alla vita, partecipare all'attività della società, del paese. Quindi ribadisco, scusate se magari sono andato fuori tema, ma secondo me era anche importante, insomma, parlare di questi argomenti, quindi cogliere l'occasione dell'avvertenza Enedo, che per il momento, ripeto, si è conclusa positivamente, anche se dobbiamo sempre mantenere, insomma, l'attenzione su questo argomento, così come su eventuali anche altre situazioni di potenziali crisi aziendali che coinvolgono il nostro territorio. E mi auguro appunto che dal punto di vista politico ci sia anche una svolta da questo punto di vista, che si torni a considerare il lavoro come punto centrale del nostro paese. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Consigliere Donia, prego. Sì, grazie presidente. Non volevo fare altro che rafforzare le idee, insomma, le proposte che hanno avanzato sia il consigliere Simoncini che il consigliere Diego Gallina Fiorini. Per fortuna la trattativa sindacale dell'Enedo si è conclusa positivamente e per adesso diciamo non vengono licenziati, non ci sono licenziamenti. Però è altrettanto vero che ci sono necessarie delle misure che possano in qualche modo evitare che ci siano, che devono contrastare proprio la delocalizzazione delle nostre imprese all'estero e salvaguardare il Made in Italy. Devo dire che già ci si era mossi a livello nazionale questo, diciamo, secondo questa linea con il decreto dignità. Il decreto di dignità di fatti prevedeva un pacchetto di misure per contrastare la delocalizzazione, cioè il trasferimento di un'attività economica o anche una parte soltanto di essa all'estero. Praticamente questo decreto prevedeva infatti la restituzione che avevano preso le imprese, cioè gli aiuti di Stato che erano stati presi da queste imprese dovevano essere comunque restituiti. Quindi diciamo bisogna erogare anche delle sanzioni amministrative diciamo, e pecuniarie. Quindi questo decreto praticamente diceva che le imprese operanti nel territorio nazionale che avevano beneficiato degli aiuti di Stato per realizzare anche investimenti produttivi non potevano delocalizzare le loro imprese. Quindi secondo me è necessario proprio fare degli interventi anche a livello regionale nella stessa linea di quello che prevedeva o rafforzare il decreto dignità. Oltretutto bisogna, cioè adesso il consigliere Diego Gallina Fiorini si riferiva anche al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, se attuato bene, comunque anche se controllato o modificato lì dove non funziona, è una misura che sicuramente permette ai lavoratori di rimettersi nel mercato del lavoro. Dava anche degli incentivi alle imprese che assumevano i percettori del reddito di cittadinanza. Per fortuna il Comune di Osimo ha attivato anche PUC, che hanno dato l'opportunità a queste persone di rendersi utili alla collettività. Ed è proprio in questa direzione che bisogna andare, nel senso non deve essere un sussidio fine a sé stante, ma deve essere un mezzo per rimettersi nel mercato del lavoro. È vero che anche a livello territoriale forse bisogna dare l'opportunità ai lavoratori che
perdono insomma la loro posizione lavorativa, la possibilità di poter reinvestire le proprie risorse e quindi riqualificarsi. Ma questo credo che a livello comunale, sono un po' scettica, ma forse più a livello regionale, prevedere dei corsi di specializzazione nei settori magari che sono più produttivi nel nostro territorio, che poi sono sempre quelli dell'artigianato, del manifatturiero, abbiamo i calzaturifici, quindi dare la possibilità ai lavoratori di reinvestirsi in quello che il mercato offre a livello locale. Ecco, grazie. Grazie consigliera Donia. Consigliera Bordoni, prego. Sì, grazie presidente. Volevo solamente fare un'integrazione rispetto a quanto già detto e quanto già detto anche dal nostro componente del gruppo delle liste civiche. Allora, per quanto riguarda la crisi Enedo, vorrei spendere due parole per quello che comunque anche il nostro presidente dell'Assemblea Legislativa Latini ha fatto e sta facendo e ha comunque ed è intervenuto direttamente e personalmente alle riunioni che a livello regionale si sono fatte. Il problema condivido un po' su quello che prima ha detto il consigliere Gallina Fiorini, perché il problema sono le multinazionali che oggi, come l'Enedo, come la Caterpillar, come i Guzzini, fanno parte di tutti i gruppi di multinazionali che non tanto adesso qua in questo momento fanno, no, serve tanto la formazione delle dei dipendenti stessi, ma in realtà servono misure a livello nazionale che blocchino un po' queste modalità no, di queste aziende che vengono qua no, in maniera veramente forte, utilizzano e sfruttano tutte queste aziende e poi dall'oggi al domani se ne vanno. Diciamo l'accordo che adesso è stato raggiunto a livello regionale con tutte le attività messe in campo anche da Confindustria e ha raggiunto diciamo l'obiettivo, quello di mettere in campo l'attivazione degli ammortizzatori sociali, e questo diciamo che ha solamente spostato quello che è la morte oggi, no, dell'occupazione rispetto a 12 mesi, che sicuramente è fondamentale perché comunque qualcuno si può riallocare e comunque c'è un attimo una presa d'atto rispetto ai 20 giorni che comunque sono stati dati, quindi è proprio la modalità che va sicuramente presa in carico non su queste situazioni ma a livello nazionale, perché non è più possibile che in Italia possa accadere situazioni simili. Per quanto riguarda l'occupazione a livello locale, che in questo momento insomma se vediamo anche l'indice Istat, no, sta dicendo che comunque la produzione sulle aziende italiane sta avendo, no, ottimi diciamo risultati, perché la produzione comincia comunque a dare segnali positivi e l'occupazione è un attimino più lenta, no, a seguire lo stesso trend. A livello comunale sicuramente un'attenzione e una percezione, anche attivando tutto quello che c'è sulla formazione, no, dei dipendenti, però su quello che succede intorno, perché se non ricordo male proprio questa amministrazione per le politiche del lavoro che ne ha fatto una battaglia ha chiuso un ufficio del lavoro, e questa è una cosa molto grave, perché è vero come dice il consigliere Gallina Fiorini che deve essere a livello regionale, quindi ci si sta organizzando per formare i nuovi centri dell'impiego, ma è anche vero che in autonomia un comune comunque si può riorganizzare, non è nemmeno difficile, no, appoggiarsi e riuscire a riorganizzarsi, bisogna che il comune riesca ad avere un attimino di più il polso della situazione. Sono contenta della situazione, quindi non lasciare, perché in questo momento non è tanto il trovare lavoro, è quanto sostenere le imprese. Se le imprese fossero sostenute a tutti i livelli, adesso siamo a livello comunale, quindi prendiamo anche a livello comunale, anche a livello di Tari, anche a livello di tutto quello che è possibile fare, le imprese riescono anche ad assumere, ma il problema è che non c'è il sostegno alle imprese, è da lì che dobbiamo, deve essere la forte leva affinché l'occupazione poi sia no, debellata. E mi fa piacere che oggi parliamo di Enedo e
di attenzione all'occupazione, perché magari poi nei punti successivi, nella via delle razionalizzazioni, invece non ho trovato così tanta attenzione per i nostri dipendenti delle società partecipate, ma ne parleremo nei punti successivi. Quindi pieno sostegno per questo atto e per questo ordine del giorno. Grazie consigliera Bordoni. Consigliere Ginnetti, prego. Grazie Presidente, mi trovo d'accordo su quanto è stato detto prima da chi è intervenuto prima di me. Solo un breve contributo al dibattito per riaffermare alcuni concetti. Il lavoro è un diritto e come tale va garantito con tutte le possibilità che un'istituzione importantissima per il territorio, come il Comune, può mettere in campo. Quanto ha detto la consigliera Bordoni, ovvero di monitorare costantemente la situazione, credo che tra l'altro di per sé contenuta anche nell'emendamento presentato all'inizio, debba essere un altro punto fermo. Non bisogna arrivare dopo che è successo o dopo che si è annunciato un provvedimento di, come viene chiamato adesso in maniera poco elegante, di ristrutturazione, oppure dopo che c'è una lettera, un avviso di licenziamento. Bisogna effettivamente, attraverso anche le competenze che ha il Comune, sia all'interno dell'assessorato, ma anche all'interno di questo, degli assessorati, ma anche all'interno di questo Consiglio, ci sono competenze importanti da un punto di vista professionale che possono comunque far parte di un organismo comunale che possa essere un osservatorio sull'occupazione nel nostro territorio e ovviamente anche nei territori limitrofi che, dove sono imprese, presenti imprese che con manodopera locale. Il discorso ultimo della consigliera Bordoni che far ripartire l'economia, aumentare i posti di lavoro, si debba esclusivamente supportare le imprese, sicuramente in parte è vero, ma credo dall'altra parte si debba supportare le imprese tenendo sempre presente quali sono i diritti dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda il posto di lavoro e soprattutto per quanto riguarda la possibilità veramente per ogni persona di avere quelle garanzie a tutela della propria professione, del proprio lavoro e quindi del salario che spesso serve per mantenere la famiglia e sopravvivere appunto in contesti come questo dove ci sono diversi problemi che sembrano effettivamente limitare anche la possibilità di una vita serena. Ma comunque sì, è vero, la nostra economia nazionale, quindi anche territoriale, sta ripartendo. Crediamo fermamente che si possa avere un 2022 ancora più sorprendente da un punto di vista di produzione economica, ma di pari passo debbono comunque marciare le garanzie e la tutela del lavoro. E per non poi, non l'affrontiamo in questo momento, ma è un problema enorme, è un problema tragico, che è quello della sicurezza del lavoro. Le aziende devono essere supportate e finanziate, sì, ma devono comprendere che investire nella sicurezza è effettivamente un grande investimento, sia soprattutto per la salute, ma anche per la propria azienda. E su questo anche che dobbiamo batterci nel nostro ruolo di consiglieri comunali. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi chiudo la discussione e passo la parola al sindaco per le conclusioni come primo firmatario della mozione. Prego, sindaco. Ringrazio tutti per il contributo che è stato reso a questo ordine del giorno. Credo che ad ogni crisi aziendale la politica si debba unire per dare sostegno ai lavoratori. Anche il giorno in cui hanno scioperato mi sono precipitato lì davanti ai cancelli. Ho avuto modo di chiamare l'assessore Aguzzi e in viva voce ha parlato con i rappresentanti sindacali per prendere un incontro con lui. Sicuramente la tematica della concertazione spetta come titolo giuridico
alla Regione Marche assieme alle associazioni di categoria, e quindi il lieto fine di questa vicenda è importante. Un comune non può sostituirsi nella formazione professionale, nel ricollocamento. Il comune può a livello istituzionale creare i ponti con le istituzioni che debbono fare queste attività, e così è stato per il Casenello, così sarà per ogni crisi importante che si aprirà su Osimo. Ma la solidarietà stasera va a tutti i lavoratori della Caterpillar, solidarietà come neo consigliere provinciale, ma sicuramente come sindaco della città di Osimo, perché in queste realtà che hanno 200, 300, 400, 500 dipendenti e che sono fuori dai confini osimani, potrebbero lavorare tanti dei nostri concittadini, e quindi anche le famiglie osimane soffrirebbero di queste importanti crisi aziendali. Allora il ruolo del sindaco, che in prima battuta conosce il cittadino interessato da questa crisi, è quello di aprire un ponte. Un ponte verso le istituzioni che debbono lavorare ad una possibile soluzione. Certo, dobbiamo combattere con queste multinazionali che sono spregiudicate, che nominano questi amministratori spregiudicati per la ristrutturazione aziendale, non hanno paura a licenziare, non hanno paura a delocalizzare, eppure ancora una volta la forza del sindacato è riuscita a strappare un accordo importante nel caso Eneto. Quindi credo che sia davvero importante quello che si è fatto, e nessuno deve prendersi troppo i meriti di queste azioni positive nei confronti dei lavoratori. Lo dico perché, come il dibattito è stato sereno, cordiale e costruttivo, però non si può dire che il comune di Osimo ha chiuso il centro per l'impiego. Il centro per l'impiego lo apre e lo chiude la Regione Marche. La Regione Marche tanti anni fa, ancora prima di Spaca, decise di chiudere i centri per l'impiego decentrati, e quindi il centro dell'impiego, come lo ricordo benissimo, era in via Marco Polo, molto frequentato. Ero giovane, andai subito a fare il mio primo libretto di lavoro, e poi la Regione Marche decise di centralizzare su Ancona. Oggi c'è una disponibilità per iscritto dell'assessore Aguzzi, che ha contattato l'amministrazione comunale per cercare insieme di poter di nuovo delocalizzare questi centri per l'impiego nelle zone, in particolar modo nella Val Musone, e siamo andati a fare un sopralluogo presso i locali del San Carlo. Una volta che avremo nelle nostre mani l'analisi di vulnerabilità sismica, già c'era quest'anno 1 milione di euro a bilancio, ci sarà anche nei prossimi anni, vedremo quanto ci costa mettere a norma quei locali. Secondo me, dove c'era l'ex tribunale, uno spazio adeguato per il centro per l'impiego da Val Musone ci può stare tutto, perché c'è ampio parcheggio, ci si arriva bene, e quindi l'impegno dell'amministrazione comunale in questi casi qual è? È quello che, creando i ponti, si mette in ascolto delle istituzioni deputate a risolvere queste problematiche e mette a disposizione delle possibili ubicazioni, può mettere a disposizione del personale, può mettere a disposizione dei contributi economici, però deve essere l'istituzione superiore al comune che ci dice qual è il compito di un comune per sostenere questo tipo di attività. E quindi noi ci siamo al fianco dei lavoratori Eneto, sarò sempre al fianco dei miei colleghi sindaci che soffrono queste crisi aziendali nelle loro città con le grandi imprese, e cercherò in tutte le maniere di ascoltare la voce dell'assessore Aguzzi, che vuole riportare il centro per l'impiego ad Osimo e dargli una sede adeguata per l'intera Val Musone. Oggi, che sono orgogliosamente consigliere provinciale, la provincia è quella struttura di media statura che si colloca tra la regione e il comune, che può essere lo strumento adatto per ridare dignità al lavoro, e soprattutto per mettere insieme tutti i comuni verso quella nuova frontiera che è il PNRR, che dona risorse importanti dall'Europa ai territori e che potrebbe servire proprio per quella formazione che serve a ricollocare il personale in difficoltà nelle crisi aziendali. Questo deve essere un lavoro che premia i politici tutti, di ogni ordine e grado, di ogni partito politico, che si mettono assieme per fare il bene della città. Questo vale per il lavoro, questo vale per la salute, questo vale per la pubblica istruzione. Tre capisaldi
sulle quali basare il futuro della nostra nazione e della nostra città. Grazie. Grazie Sindaco. Sono aperte le dichiarazioni di voto. Potete prenotarvi per intervenire. Consigliera Bordoni, prego. Scusi, volevo solamente precisare che io non intendevo i centri dell'impiego, che la storia la conosciamo e ci stiamo lavorando anche noi proprio per riuscire a riattivarli. Era l'ufficio del lavoro che era all'interno del comune. Era questo che vorrei precisare sì. Al sindaco che era altrettanto. Visto che l'ho dato la parola. Quindi la nostra voterò positivamente là. Grazie. Consigliere Alessandrini. Prego. Mi sentite? Sì. Perfetto, sì, grazie. Allora, ovviamente non potrà che essere un voto favorevole. Tutto ciò che è stato detto fino ad ora non può che essere condivisibile al 1000 per 1000 dal sottoscritto. Ripeto, un voto favorevole che assume, sappiamo perfettamente, i caratteri soprattutto simbolici di una sorta di vicinanza non soltanto a questo caso specifico, ma ai molteplici che sono stati citati, che si sono verificati, a tutte le vertenze che sono ancora in piedi, a tutte quelle che sappiamo purtroppo si verificheranno. Mi permetto di sottolineare un aspetto: noi sappiamo che grazie a Dio lentamente l'economia sta ripartendo, anzi in maniera forse più radiosa rispetto ad altri paesi europei, sappiamo che avremo quelle ingenti risorse portate dal PNRR, però sappiamo anche che il prossimo anno venturo sicuro non sarà dei più semplici, basti pensare ai rincari costanti e continui che inevitabilmente andranno a pesare, a gravare su tutte le famiglie, che avranno un peso ancora maggiore ovviamente all'interno di quelle case dove purtroppo qualcuno ha perso il lavoro. Non bisogna essere ipocriti, ben poco purtroppo può fare la politica locale se non appunto esprimere solidarietà e farsi da tramite, come giustamente detto dal sindaco Pugnaloni, come giustamente sta facendo il presidente del consiglio regionale, il nostro concittadino. Sappiamo purtroppo però, ripeto, che di fronte a un sistema economico ahimè perverso fatto di multinazionali, che definire spregiudicate penso sia riduttivo e anche troppo eufemistico, sarebbe realmente necessario uno stravolgimento del sistema che dubito si possa partire ovviamente dal piccolo, da un importante ma comunque piccolo comune nelle estreme periferie del regno. Per cui ripeto, un voto favorevole, un voto di vicinanza, un voto ovviamente accompagnato da una grande amarezza nei confronti di un sistema e di un assetto nei confronti della quale la politica nazionale, che sì potrebbe fare qualche cosa, e questo purtroppo in maniera trasversale, troppe volte è silente, o meglio si preferisce voltarsi dall'altra parte. Grazie consigliere Alessandrini. Consigliere Simoncini, prego. Caro sindaco, non è vero che il comune non può favorire la formazione. Mi dispiace doverlo dire, ma il suo intervento è stato aria fritta. Aprire un ponte, cosa vuol dire? Sono chiacchiere, signor sindaco. Di fronte al dramma di alcune famiglie che perdono il lavoro, occorre fare cose concrete. Fare una telefonata ad un assessore regionale è il nulla, è il minimo di legge. L'Agenzia Comunale del Lavoro, che lei ha chiuso, era un'istituzione prevista dalla legge Biagi, e infatti la Regione ce l'approvò. Ed è proprio la legge Biagi che le dice cosa può fare un comune in materia di lavoro. Ed è sempre la stessa legge che prevede che un comune possa adottare delle iniziative che favoriscano il lavoro e la formazione. È il momento, quando ci troviamo di fronte a queste crisi, è il momento di cose concrete e non di chiacchiere, perché io voterò favorevole a questo ordine del giorno, ma sono tremendamente deluso dalla pochezza dell'intervento del sindaco. Un intervento misero. Abbia coraggio, signor sindaco, non si nasconda dietro a quello che può fare la provincia o la regione.
anche il comune, anche lei può fare molto, solo che bisogna averne la voglia, bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, e sono riunioni, e sono ed è tempo tolto alla famiglia, ed è tempo tolto alle proprie cose. Certo, bisogna lavorare, bisogna sudare, ma di fronte a delle persone che stanno perdendo tutto, la politica, anche quella comunale, si deve dar da fare e non deve solo parlare con interventi che, mi consenta, lasciano davvero una amara delusione, perché non ci si può nascondere dietro il fatto che si riporta l'ufficio del lavoro in città. Ma l'ufficio del lavoro raramente risolve i problemi della gran parte delle persone che cercano lavoro. Perché? Perché è nelle cose, perché serve un bacino di utenza di centinaia di migliaia di persone. Il bacino della Val Musone è grandissimo e tutto sommato, cioè, non ce la fanno. Ecco perché nascono le agenzie interinali, ecco perché la legge prevede che ci siano, anche oltre all'ufficio provinciale del lavoro, ci siano altre realtà. Concludo, e allora noi sì, concludo, e allora noi dovremmo andare a inventarci qualcosa anche con le altre realtà. Tutto qui, grazie. Grazie consigliere Simoncini. Sindaco, prego. Sì, pronto. Senza di nuovo fare alcun tipo di polemica, devo specificare all'ex sindaco Simoncini che dobbiamo leggere la legge dello Stato per capire quelle che sono le competenze di un comune. Oggi la grande opportunità del PNRR c'è stato il direttore. Sindaco, un attimo, si è spento l'audio. In un'area vasta, per poter progettare e ripensare i nostri territori, anche dal punto di vista della formazione professionale e del lavoro. È stato fatto, arriveranno 30 esperti nella Regione Marche dallo Stato, 6 o 7 per provincia, e saranno le province a guidare questo percorso. E allora non possiamo andare da soli per essere più belli. Oggi essere più belli non vale la pena. Oggi bisogna essere operativi. E allora aprire un ponte significa istituzionale, significa mettere insieme la Val Musone, che ha i numeri per riaprire un centro per l'impiego e ha i numeri per dare un futuro alle future generazioni nel rapporto scuola-lavoro e per il ricollocamento di chi il lavoro lo sta perdendo. Quindi questo ordine del giorno è ben fatto e voto favorevolmente. Grazie sindaco. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Grazie presidente, ma io invece devo dire che sono soddisfatto dell'intervento del sindaco Simone Pugnaloni. Lo ritengo un intervento calibrato ma anche onesto, perché è giusto anche dire le cose come stanno, e lo ricordava anche il consigliere Alessandrini. Quindi va bene chiaramente esprimere solidarietà, va bene attivarsi, ma ciascuno con le proprie competenze. E non, ripeto, non dobbiamo inventarci, sovrapporre enti, agenzie, eccetera. C'è una struttura che parte dall'Agenzia Nazionale, dall'ANPAL, e poi a cascata va nelle regioni attraverso i centri per l'impiego e nelle province autonome. Quindi quello che si deve fare, ripeto, secondo me, è potenziare gli enti, gli strumenti che già ci sono. Inutile andare a creare 3.000 agenzie e 3.000 nuove organizzazioni se poi non c'è la coordinazione tra di loro. Facciamo funzionare quello che esiste e che a livello nazionale dovrebbe già essere ben implementato. Sul territorio sono favorevole, io spero che veramente vada in porto l'apertura di una sede, di uno sportello del centro per l'impiego
anche nel nostro territorio, quindi con il Comune di Osimo, che chiaramente quello che può fare è agevolare questa apertura andando a trovare dei locali che siano idonei. Poi la decisione, essendo la competenza in materia di lavoro della Regione, deve arrivare chiaramente dalla Regione. E quindi questo è un mio auspicio. L'auspicio è quello di avvicinare le istituzioni al territorio e quindi ai cittadini, invece di perpetuare un processo di allontanamento. Concludo dicendo che la vicinanza che c'è stata alla trattativa sindacale non è solamente stata un'iniziativa di chiacchiere, un'iniziativa di immagine. Io ritengo che quando ci sono queste situazioni, la politica, se scende in campo, se le istituzioni fanno vedere concretamente la loro presenza e affiancano le organizzazioni sindacali nelle trattative con l'azienda, danno sicuramente un sostegno che è importante per il buon esito di tutta la trattativa. Quindi il nostro voto del Partito Democratico sarà favorevole. Grazie, consigliere Gallina Fiorini. Consigliera Donia, prego. Sì, grazie. Il mio voto sarà favorevole. È vero che le istituzioni e le forze politiche devono affiancare i lavoratori nel momento degli accordi sindacali. È vero, è altrettanto vero che la presenza della forza politica non si può limitare al momento dell'accordo, ma come si era detto precedentemente, deve avere un seguito, cioè deve ricollocare queste persone oppure deve riqualificare le imprese in difficoltà, o tanto meglio deve monitorare il mercato per evitare che questo accada. Importante a questo livello è anche a contrasto, diciamo, della delocalizzazione, è anche quello che è accaduto a livello europeo, dove nel Parlamento europeo è stata approvata il cosiddetto salario minimo garantito. Il salario minimo garantito prevede che ogni lavoratore che sia in Italia o si trovi in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea abbia un minimo salariale che sia indifferente a seconda dei diversi paesi. Questo disincentiva le imprese a delocalizzare, perché se il costo del lavoro rimane inalterato in qualsiasi altro paese, l'azienda potrebbe non avere interesse a delocalizzare. Altra misura che bisognerebbe fare a livello più grande rispetto alle forze locali, che è proprio la defiscalizzazione, quindi intervenire in maniera più gli aiuti alle imprese non vengono dati, aiuti alle imprese bisogna fare in modo che le imprese non vengano disincentivate per il forte carico fiscale che hanno in Italia. Gli aiuti sono fine a sé stante. Ecco, il voto sarà favorevole. Grazie consigliera Donia. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passo la parola al segretario per la votazione. Pugnaloni. Favorevole. Campanari. Favorevole. Paolella. Favorevole. Flamini. Favorevole. Gallina Fiorini. Favorevole. Canapa. Favorevole. Ierini. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. Maggiori, che nel frattempo favorevole. Arriva. Sì, favorevole. Okay. Gobbi. Favorevole. Feliciani. Favorevole. Ricci. Favorevole. Spilli. Favorevole. Brandoni. Favorevole. Rossi. Favorevole. Simoncini. Simoncini. Favorevole, segretario. Bordoni. Favorevole. Donia. Favorevole. Ginnetti. Favorevole. Alessandrini Passarini. Favorevole.
All'unanimità l'ordine del giorno come emendato viene approvato. Grazie segretario, abbiamo superato la prima ora prevista dal regolamento per la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e passiamo quindi adesso al punto numero 3, ricognizione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del TUSP, decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, come modificato dal decreto legislativo numero 100 del 16 giugno 2017, approvazione. Passo la parola al sindaco per la presentazione. Non li fa più i punti miei, quindi... L'occasione mi è gradita ogni fine anno per fare il punto della situazione sulle nostre società partecipate. Tutto parte dall'approvazione del testo unico sulle società partecipate che ci indica quelle che sono le società che noi possiamo ancora detenere e quelle che sono le società che invece dobbiamo dismettere. Questo ragionamento fu fatto allora nel 2016 e poi ogni anno ad ogni passaggio abbiamo fatto questa ricognizione. E quindi ci fu un importante dibattito sulla dismissione di Esta Energia che non sto a ripetere perché abbiamo spiegato alla città che il ramo commerciale di un'azienda non può essere più detenuta da un comune perché il comune deve detenere partecipazioni solo a fini istituzionali e sono orgoglioso anche ancora dopo 7 anni che siamo riusciti a razionalizzare i costi della politica avendo oggi un'importante società che si chiama Osimo Servizi che è la fusione tra Parco, Imus e poi le attività e l'azienda Stea Servizi. Questo ha permesso di diminuire i costi della politica, di ampliare gli orizzonti sul territorio, di fare investimenti, di ricevere contributi sovracomunali e soprattutto di guardare di buon auspicio per il futuro che questa società possa allargare i propri servizi a città e metrope. Poi abbiamo la nostra azienda speciale Asso che conoscete tutti, che svolge servizi egregi in campo sociale, culturale e turistico e poi abbiamo l'amore più grande che ha il vostro primo cittadino che è il gruppo Astea oggi controllato dalla holding CMA e attorno ad essa tutto quello che riguarda i servizi a rete e gli sviluppi futuri che questo gruppo dovrà avere. Fortunatamente domenica scorsa i consiglieri comunali, comunque espressione del popolo, hanno fatto vincere il candidato presidente Daniele Carnevali, c'è stata una netta affermazione del centro-sinistra. A gennaio finalmente potremo candidare il consorzio tra Ecofon e Viva Servizi alla gestione pubblica dei rifiuti. Se avesse vinto il candidato delle destre avremmo avuto una gara sicuramente di natura privatistica e a rischio c'erano i posti di lavoro di Astea, di Egi Servizi e di Econambiente. Quindi bella vittoria e bel futuro per i nostri dipendenti, per la qualità del servizio che rende Astea sul territorio, un servizio che migliorerà perché ci saranno economie di scala nel grande consorzio che si sta pensando. Secondo settore pubblico di attività del gruppo CMA è l'acqua. Nell'acqua si sta pensando di aggregare, come avrete letto una delibera, non solo i principali operatori a cavallo tra la Val Musone e i comuni del Maceratese, ma anche il consorzio del Nera. E qui facendo una ricognizione partecipata possiamo ricordare con orgoglio che l'amministrazione Pugnaloni per la prima volta dopo 40 anni ha portato l'acqua pura del Nera nelle case degli usimani e il Nera è una di quelle società che andrà a confluire un domani in un altro importante consorzio pubblico e sarà quello della gestione dell'acqua. Anche qui la mano della destra potrebbe aiutare invece verso gare di natura privatistica. Fortunatamente i cittadini quando gli spieghi le cose ti ascoltano e capiscono e poi prendono il verso giusto da soli, non li devi convincere quando vanno al voto. E poi c'è il grande tema della gestione delle reti. Qui i cittadini ancora alcuni hanno dei dubbi, cioè quando vi parlavo del dibattito di Esta Energia ci sono cittadini che hanno dei dubbi perché
pensare di vendere questa energia significa pensare di vendere tutto quel patrimonio che si è acquisito negli anni nella gestione delle reti. Invece così non è. Lo Stato ha ben detto col testo unico di società partecipate, la rete dove transita il gas e l'energia elettrica dovrà rimanere saldamente in mano ai comuni e quindi alle loro municipalizzate. La commercializzazione invece è un'altra cosa, va nel libero mercato. E allora la STEA si sta organizzando per crescere ad esempio nella gestione della rete elettrica, perché c'è una legge che ci dice che prima ci diceva che a rinnovo della concessione dovevamo avere 100.000 punti di riconsegna, poi un emendamento portò questa legge ad un limite di 50.000. Il gruppo STEA mediante DEA si sta organizzando per arrivare a 50.000 pod con la collaborazione di un'altra azienda e quindi avere in mano la concessione anche per i prossimi 30 anni a scadenza. Nella gestione della rete gas lo Stato ancora deve sciogliere questo nodo se vuole una gestione di natura pubblica, vuole andare verso le gare, e noi ci stiamo organizzando su tutti e due i fronti. Di prossima partenza è il project financing sull'illuminazione pubblica. DEA ha già vinto il project financing sia a Polverici e a Guiano, i sindaci sentiti ne sono felici. Ha vinto il project financing a Santa Maria Nuova e finalmente a Recanati e Montelupone. Finalmente a gennaio firmeremo un project da 20 anni per la città di Osimo, che porterà non solo a cambiare tutti i punti luce attuali a LED, quindi 8.000 nuovi punti luce tutti a LED, con un grande risparmio di energia e una grande operazione rispetto all'ambiente, ma soprattutto Astea, che ha vinto la gara, promuoverà sul territorio di Osimo investimenti in efficientamento energetico per 500.000 euro, illuminando 21 attraversamenti pedonali, installando 79 punti luce, illuminando il palazzo comunale, illuminando Piazza Nuova, illuminando il nostro teatro, illuminando Piazza Duomo, illuminando altro tratto di pista ciclabile a Campocavallo, dando luce a quello splendido luogo che è l'area archeologica di Monte Torto. E quindi credo che Astea è veramente il patrimonio più importante che abbiamo nelle nostre mani. Orgogliosamente vorrei dirvi anche su Astea che entro la primavera sarà il primo impianto della provincia di Ancona e forse il più importante delle Marche ad aprire patenti, dove Astea detiene il 75% delle partecipazioni, è la società Energon, che costruirà un impianto di trasformazione dei rifiuti solidi organici in biometano, con un contributo del GSE per 20 anni. Questa operazione ci permetterà di raggiungere più obiettivi. Intanto, fino a ieri, Astea doveva portare l'umido a Padova, spendendo 120 euro a tonnellata, con questo impianto ne spenderà 89, e quindi ci sarà un grande risparmio nei costi della gestione di questa società e quindi un risparmio dei costi nelle bollette a carico dei nostri concittadini. Faremo una operazione di riciclo del compost che doneremo alle nostre attività agricole del territorio della provincia di Ancona gratuitamente. C'è già un accordo con alcuni grandi gruppi agricoli. Ecco, allora, queste buone pratiche di cui sentiamo parlare da circa un mese ogni giorno dal Ministero della Transizione Ecologica su Italia Oggi, su Sulle 24 Ore, sul Corriere della Sera, sulla Repubblica e quindi sui principali quotidiani nazionali, Astea è stata in grado di metterla in campo subito, senza avere paura. Questa azienda produrrà una rendita perpetua, un utile perpetuo per 20 anni, che non solo sostituirà, ma supererà il flusso di utili che arrivava da Astea Energia. Io credo che questo grande merito vada dato al nostro amministratore delegato Fabio Marchetti, che ringrazio a nome di tutta la città, all'intero CDA di Astea, all'intero CDA di CMA e all'amministratore delegato di DEA Tonino Simani e all'intero CDA di DEA. Sono i tre principali attori che stanno mettendo in campo queste importanti trasformazioni in Astea. Ci tengo a dire che anche qui si opera senza guardare destra-sinistra, senza guardare maggioranze e minoranze. Per Astea si opera per la città, per le nostre comunità,
per la Valmusone e per la buona collaborazione nell'acqua con tutti i comuni della provincia di Macerata. Quindi credo che aver portato l'acquedotto del Nera fino all'interno delle nostre case per me sia il risultato più importante. Acqua pura che sostituisce quella dei pozzi. Mai successo. Gli usimani erano 40 anni che spendevano soldi in bolletta per far arrivare almeno i tubi. Noi non abbiamo fatto arrivare solo i tubi, ma abbiamo fatto arrivare l'acqua pura del Nera. Quindi credo che dobbiamo proseguire su questa strada. Non a caso Astea è stata premiata quest'anno come migliore azienda, come migliore piccola e media azienda nel settore delle multiutility in Italia a Milano qualche settimana fa. Quindi i risultati della nostra municipalizzata sono sotto gli occhi di tutti e dobbiamo essere orgogliosi. Grazie. Grazie Sindaco. È aperta la discussione e passo la parola alla consigliera Bordoni. Prego. Grazie Presidente. Dunque, innanzitutto vorrei fare un attimo una precisazione, perché le bugie sinceramente mi piacciono poco in un civico consesso avuto adesso dal sindaco stesso Pugnaloni, no? Che si è lodato, che è stato eletto dal consenso sia lui che il presidente della provincia, dal consenso del popolo. Il popolo non ha proprio eletto nessuno, né il presidente né lei stessa, perché lei furbescamente sta cercando di dire ai cittadini, che poco conosce come funziona l'elezione di una provincia, ma le province no, eleggono consiglieri e presidente solamente i consiglieri comunali, e siccome il PD ha i maggiori seggi, diciamo, i maggiori consiglieri nei comuni più grandi e i voti sono voti ponderati, è chiaro che il PD è molto avvantaggiato. Quindi, caro Pugnaloni, tu hai vinto in base al totale dei tuoi consiglieri comunali che ti hanno votato, avrai vinto e ti avrà votato forse uno o due consiglieri d'Ancona e ti è stato sufficiente per raggiungere i tuoi voti, ma non è assolutamente espressione dei cittadini, che nessun cittadino credo si sia andato sabato mattina a votare né lei sindaco né il presidente di nessuno schieramento politico. Quindi la cantata e la suonata cercando di mistificare tutta una situazione, ed è la stessa cosa che ha cercato di fare in questo momento, perché noi oggi l'atto parla di razionalizzazione delle società partecipate. Il sindaco ci ha fatto un panorama di tutto quello che invece è l'oggetto e che fa le società, e non a caso, cari cittadini usimani, il punto del sindaco ha puntualizzato proprio Astea raccontando tutto quello che pensa di fare. Non l'ha fatto a caso, perché come molte volte anticipate sono stata attaccata, perché a pensare male, come diceva Andreotti, no, si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca. Oggi noi andiamo a votare un atto di razionalizzazione delle partecipate, che questo è l'oggetto dell'atto, che non è assolutamente tutta quella schiera di attività che ha voluto, per un po' confondere le idee, un po' per non preoccupare i cittadini stessi, il sindaco appunto ha organizzato. Invece noi oggi andiamo a votare un atto che sono le ricognizioni delle società partecipate, quindi tutte quelle società che magari non hanno dipendenti, quindi sono scatole vuote, devono comunque essere razionalizzate, giustamente, non devono essere di peso. Guarda caso che noi andiamo a razionalizzare una società nostra di secondo livello che si chiama Ste Energia, e cediamo dal 24.05% che c'è il comune, cediamo il 23.5%, cioè ci rimane Osimo, rimane l'1%. Cari cittadini usimani, voi dovete sapere che nel momento, perché lui fa molta confusione, perché questa è una tattica politica, ed è chiaro, no? Ne ha facoltà ed è giusto che la faccia, ma è anche giusto che noi dell'opposizione, che dobbiamo fare il giusto controllo, e che solo da pochi giorni insomma siamo entrati a conoscenza fattivamente, seppur era ventilata e avevo cercato anche di dirli mesi addietro, e andiamo a vendere definitivamente le cessioni del 23% del capitale sociale da Ste Energia. Bene, Ste Energia è la società commerciale del gruppo Astea, lo è stata ed è stata, e questo lo posso dire perché per alcuni anni sono stata anche amministratrice, e il tesoretto del gruppo è proprio la società che, proprio perché è una commerciale, riusciva a mantenere e a coprire tutti quei disservizi e tutte quelle parti economiche che oggi l'ARERA ci dice, no, che non funziona magari nella parte dei rifiuti, e ci permetteva addirittura di dare dai 500-600 mila euro al comune. Bene, quindi quei soldi noi non ce l'avremo più, era l'unica società del gruppo Astea che davvero dava reddito.
questo bisogna dirlo. Quindi avranno sicuramente un piano B, C, non so come farebbe, però, cari cittadini, voi che dite andiamo all'azienda, l'azienda non è più di Osimo, questo lo dovete sapere. Poi rimarranno tutti altri servizi, quale quello dell'igiene urbana, quello della distribuzione sicuramente, ma non quello delle bollette. Ed oggi con il caro bollette ha voglia se fa la differenza se un'azienda è municipalizzata o meno. Era una delle pochissime aziende ormai rimaste municipalizzate e non private, che forniva energia e gas e che quindi poteva dare un bel sostegno anche ai cittadini. Quindi con queste situazioni è inutile che dite di no, allora c'è l'obbligo, siamo obbligati a vendere, non siamo obbligati a vendere, ci sono scamotage, non siamo assolutamente obbligati a vendere. Nella razionalizzazione Ecofon rimane in piedi, cioè Ecofon è una delle prime aziende da togliere, no? Non la togliete, perché invece su Ecofon ci devono fare tutto un magheggio, passatemi la parola, per quanto riguarda il servizio rifiuti. Comunque ritorno ad Astea. Astea Energia sarà quindi ceduta al 31-12, oggi siamo il 22 dicembre e nessuno ha portato un piano di capire come mai la vendiamo. Ci sono 5-6 dipendenti comunque ancora da Steaco, e che fine fanno quei dipendenti? Non siete preoccupati uguale alla preoccupazione di Enedo? Che fine fa tutto il gruppo del service, perché c'è anche tutta una questione di service, gli uffici, perché oggi solo venite a dirci che viene ceduta e nessuno si è preoccupato di raccontarci prima che cosa stava succedendo e perché succedeva e in quale modalità poi gli uffici saranno svolti, che ad oggi stanno nei casottini ancora lì fuori? Qual è le garanzie che la SGR vi ha dato per mantenere in piedi tutto l'ambaradan? Fino a quanto rimarrà in piedi il logo della Stea e diventerà tutto SGR? Quando pensate di raccontare tutte queste cose ai cittadini osimani? La Ecofon è una società che qua vedo che viene mantenuta, è una delle società che, se andiamo a vedere i criteri di ricognizione e di razionalizzazione, andrebbe razionalizzata. Ma sapete perché, cari cittadini, la Ecofon non viene razionalizzata? Perché quello che ha detto prima il sindaco è proprio vero, si vuole unire per la gestione dei rifiuti insieme alla società di multiservizi Ancona, che fa esattamente quello che fa la multinazionale con Ecofon, con la Enedo, ovvero certo Ancona ha una grande volontà di venire a cannibalizzare, no, il tesoretto di Osimo per com'è il servizio, no? E prende tutto quello che noi abbiamo e lo regaliamo. Poi, ripeto, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Su Astea Energia è stata poi vedremo se ci ritroveremo qua in futuro a parlare di Ecofon e che cosa succederà di Ecofon. L'altra società di cui va attenzionata e di cui i cittadini deve ben sapere che cosa sta succedendo è la TPL di Osimo. La TPL è una società ceduta, qua leggo, alla società Tribuzio SRL. Allora, è stata oggetto più volte, no? Questa società è passata in consiglio comunale, addirittura c'era un diritto di prelazione nei dipendenti. Questo diritto di prelazione e la tutela e l'accordo dei sindacati, che ci sono anche lì, 5-6 dipendenti, che fine ha fatto? Negli atti di giunta non l'ho letto che si è trasportato dietro il diritto di prelazione e lo stesso accordo sindacale. Allora, quelle preoccupazioni sull'occupazione che ci siamo detti al 22 di dicembre, che fra un po' c'è Natale, ma non perché sia Natale e cambia qualche cosa, ma perché comunque ci sono tra tutte queste società, quindi tra Sinergia e la TPL soprattutto, almeno una decina di famiglie che non sanno se l'accordo sindacale del 2016 è ancora attivo, che fine faranno, se saranno tutti assorbiti nella società Tribuzio, chi è la società Tribuzio, con quali stipendi, accordi, contratti nazionali saranno assunti. Ma qualcuno di voi si è preoccupato? Ma dietro quei dipendenti ci sono le famiglie, uguale a quelli dell'Enedo, non è che cambia qualcosa, peggio, perché siamo del comune di Osimo, partecipata alla TPL al 100% del comune di Osimo. Nessuno, e dico nessuno, io ne ho intervistati qualcuno, si è degnato di dire ai dipendenti che fine farete dal 1 gennaio del 2022. Per quanto riguarda Astea è la stessa cosa, quindi Che dire? Siamo basiti, siamo interdetti, non lo so.
Noi posso dire che come consiglieri di minoranza purtroppo ancora una volta non siamo stati interpellati. Almeno qua poteva esserci i presidenti delle varie società che ci venissero a raccontare che cosa stanno facendo. No, che tutta quella parata che ha fatto poc'anzi il sindaco parlando di tutt'altro e spostando proprio il focus dell'atto che invece questa sera noi andiamo a discutere. Questa è una cosa grave, ma non grave, ma proprio gravissima nei confronti proprio dei cittadini usimani. Grazie. Terminato. Grazie consigliera Bordoni. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Sì, grazie Presidente. Io vorrei invece tranquillizzare i cittadini usimani perché l'intervento poc'anzi della collega Bordoni forse nasce anche da una scarsa informazione su alcune questioni. Perché dico questo? Perché per quanto riguarda la vendita, ad esempio, della restante parte di Aste Energia, questo fa parte di un accordo già sottoscritto nel 2016, quando era stato venduto il 70%. Nell'ambito di quell'accordo, e tutti lo sanno, basta un po' informarsi, c'era un'opzione di vendita per il pacchetto rimanente che Astea S.p.A. poteva esercitare entro 5 anni. Quindi stanno passando appunto i 5 anni al termine del 2021 e Astea S.p.A. ha deciso di mantenere quella che era stata la linea già adottata e presa nel 2016. Quindi non c'è nessuna, diciamo, novità così eclatante per cui nessuno è stato avvisato o nessuno sapeva niente. Si sapeva già da tempo. Per quanto riguarda Ecofon, che la consigliera Bordoni suggerisce di chiudere, invece direi per fortuna che questa società è rimasta in piedi della partecipazione del comune di Osimo. Ma lo sapete perché? Perché Aste S.p.A. rischiava seriamente di perdere la gestione dei rifiuti, cioè uno dei servizi principali di questa società. E perché rischiava di perderlo? Perché all'interno di Astea c'è un socio privato che è stato portato dalla privatizzazione voluta dalle liste civiche quando erano al governo della città negli anni 2000. Con quella privatizzazione è stato ceduto il 30% del pacchetto azionario di tutta Astea S.p.A., è entrato un socio privato e ora quel socio privato, in base alle nuove normative, crea qualche problema per un affidamento diretto sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sia per quanto riguarda il servizio idrico, quindi la gestione dell'acqua. Ok? Per cui, se vogliamo che l'affidamento sia diretto ad una società pubblica e quindi vogliamo che questi servizi vengano svolti ancora da SEA, è fondamentale l'operazione che ha fatto il Comune di Osimo, sia quella di mantenere Ecofon e quella poi di essere socio di Centro Marche Acque SRL, cioè queste due operazioni stanno mettendo in salvo questi due servizi fondamentali per Astea S.p.A. Quindi deduco che le liste civiche invece siano a favore della privatizzazione del servizio di gestione dell'acqua e dei rifiuti, in quanto vorrebbero chiudere Ecofon e non si fanno nessun problema, nessuno scrupolo che all'interno di Astea S.p.A. sia stato fatto entrare il socio privato. Tra l'altro aggiungerei, ma questo è un altro capitolo, come si suol dire, che poi il comune di Osimo, dopo aver incassato all'epoca una bella plusvalenza e averla investita per opere utili alla città sicuramente, poi ha dovuto accendere un mutuo di 20 anni, pagato in questi 20 anni da tutti gli osimani, per aderire a un aumento di capitale e quindi poter rientrare in gioco nel controllo di Astea, perché altrimenti il comune di Osimo con quell'operazione avrebbe anche perso il controllo di Astea. Ma si diceva, questa è una delibera di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche del comune di Osimo. Ebbene, per quanto riguarda appunto la ricognizione e la razionalizzazione appunto delle società partecipate fatte in questi anni, ricordiamo che noi partivamo dopo gli anni 2000, nel 2009 circa, da una situazione in cui ad Osimo c'erano circa 15 società partecipate.
Nel 2014 questa maggioranza, questa amministrazione è andata al governo della città e ha iniziato un piano di razionalizzazione, chiaramente seguendo anche quello che è l'input delle norme, delle leggi a livello nazionale. Quindi abbiamo iniziato dal piano Cottarelli, poi c'è stata una legge di stabilità, infine il testo unico delle società partecipate nel 2016. Quel testo unico, tra le altre cose, è il motivo principale che ci ha spinto come comune di Osimo, ma mica solo il comune di Osimo, tutti gli altri comuni soci di Aste S.p.A. a dare mandato alla Stea di cedere il 70% di Aste Energia, perché in quel testo unico, quindi una norma di legge nazionale, è scritto in maniera molto chiara, articolo 4, che i comuni non possono mantenere sia direttamente che indirettamente delle partecipazioni su attività, su società che non svolgano attività essenziali dal punto di vista istituzionale del comune. Cioè, in poche parole, facciamola più semplice, ha detto bene il sindaco, i comuni non possono avere quote di maggioranza di società che svolgono servizi commerciali. Quindi sulla base di quella legge il comune di Osimo, ma anche tutti gli altri comuni di Astea, soci di Astea, quindi Recanati ad esempio, quindi Porto Potenza eccetera, hanno dato mandato ad Astea di vendere quel 70% di Astea Energia. Quindi tutto nasce da lì. Non è che i comuni si sono svegliati una mattina, sono impazziti, hanno detto dobbiamo cedere Astea Energia. C'è una normativa di legge ben precisa. Poi aggiungo un secondo punto. La maggior parte di quella vendita è servita ad Astea S.p.A. per reinvestire nelle attività, chiamiamole di core business, cioè per potenziare quelle attività che Astea vuole sviluppare nel futuro e sulle quali vuole rafforzarsi, ossia essenzialmente la gestione idrica e la gestione dei rifiuti, che sono secondo me appunto un valore aggiunto proprio come qualità del servizio e quindi come natura, come tipologia del servizio, sono un valore aggiunto per le amministrazioni comunali, che sono, ricordiamolo, i principali soci di Astea S.p.A. Quindi Astea deve rispondere alle esigenze anche dei comuni e quindi di difesa, di tutela anche di certi servizi pubblici essenziali. E in che modo è stato investito il ricavato del 70% di Astea Energia? Andando a potenziare le infrastrutture e quindi facendo una manutenzione straordinaria, ad esempio, di tutta la rete idrica. E lo diceva il sindaco, ad esempio, andando a portare l'acqua del consorzio Nera anche nei comuni soci di Astea S.p.A., cosa che prima invece non c'era. E un altro grandissimo investimento è quello sull'impianto di trasformazione del rifiuto umido in biometano, che verrà inaugurato nel 2022. Questo investimento, oltre ad essere, ripeto, in un settore strategico, oltre ad andare incontro anche alle esigenze di transizione energetica, garantirà chiaramente nel business plan dell'azienda degli utili futuri e costanti nel tempo, utili che vanno a compensare, ma non solo, anche a superare quello che era l'utile di Astea Energia, cioè il famoso tesoretto detto dalla Bordoni. E qui voglio aprire anche un'altra piccola parentesi, poi concludo. Quel tesoretto forse era valido nel passato, ma gli utili e il fatturato del passato non è garanzia del fatturato del futuro, perché nel frattempo il mercato di vendita dell'energia, oltre che essere, ribadisco, un settore dove i comuni non dovrebbero restare, ma è anche un settore dove nel frattempo si è aperto a una grandissima concorrenza, un mercato libero. Quindi entreranno degli operatori di livello internazionale, non solo nazionale,
arriveranno le multinazionali. Per competere in un mercato del genere serviranno grandissimi investimenti e non ci sono nessuna garanzia di poter mantenere l'utenza, e senza quei clienti, senza quegli utenti, non ci sono più quegli utili e quel fatturato. Altra considerazione, chi conosce un po' il settore sa benissimo che il prezzo non è fatto alla fine da chi vende il contratto di luce e gas, è fatto purtroppo da chi vende la materia prima, e i margini sono molto limitati. Quindi, tra l'altro, in un contesto del genere, aziende di piccole dimensioni come Astea Energia fanno ancora più fatica, perché hanno meno economia di scala, meno margini anche di poter trattare sul prezzo d'acquisto dell'energia e quindi poi sulla rivendita. Quindi quegli eventuali risparmi per i cittadini usimani, di cui la Bordoni è così convinta, io invece convinto non sono. Tra l'altro, con il discorso dell'inflazione, col discorso dell'aumento dei costi dell'energia, purtroppo, ma non lo dico io, ci sono delle previsioni anche di istituti finanziari internazionali, il rischio di andare incontro a delle morosità e a delle difficoltà nei pagamenti, soprattutto da parte delle aziende, diciamo, energifore, cioè quelle che consumano più energia. Quindi, ribadisco, quello della vendita della luce e del gas, oltre ad essere un settore dove i comuni non dovrebbero stare, è anche un settore rischioso, soprattutto in questo momento e per il futuro, che non ci dà garanzie di quegli utili. Mentre invece le strategie della Astea SPA si concentrano su altre attività, come ad esempio l'impianto per la produzione di biometano, che potrebbe invece darci quegli utili e quindi rafforzare tutta la società Astea SPA e con essa anche i comuni soci che ne fanno parte, tra cui Osimo. Chiudo veramente con il discorso TPL, perché che si facesse un bando per la vendita della TPL SRL lo sapevamo da tempo, perché ne abbiamo discusso tanto in questo consiglio comunale. Basta andare su internet per vedere il bando che è stato pubblicato ed è stato gestito dalla struttura unica di appalto della provincia di Ancona. Ci sono tutti gli allegati disponibili su internet, piena trasparenza, le offerte che sono state fatte, che sono arrivate da parte di due società. La Tribuzio è quella che ha fatto l'offerta più alta, e tra l'altro, sempre in quel bando, c'è scritto anche che c'è una clausola sociale che salvaguarda i lavoratori dipendenti della TPL, che quindi verranno riassunti anche nella nuova società. Perché si vende la TPL? Perché tutti sanno che il servizio di trasporto pubblico verrà messo a gara dalla regione. La TPL è una società di piccole dimensioni, ha pochissime probabilità di vincere quella gara alla quale parteciperanno grossi operatori, per cui è più conveniente e logico andare a valorizzare vendendo quindi quella società in questo momento, piuttosto che poi un domani cercare di partecipare ad una gara perdendola e avendo una società che non può svolgere più alcun servizio perché non gli viene più affidato appunto dalla regione. Concluda, consigliere. Ho concluso, grazie. Grazie, consigliere Gallina Fiorini. Non ci sono altre richieste di intervento, chiudiamo la discussione e passo la parola al sindaco per le conclusioni. Prego. Diciamo che dobbiamo fare, siccome Bordoni ha fatto una bella analisi, ma ha messo anche un po' di politica dentro, bisogna che se dobbiamo fare dei chiarimenti alla città, bisogna partire proprio dalle provinciali. Alle provinciali, il presidente dell'Assemblea Legislativa vince le elezioni regionali con il centrodestra, quindi sostiene Filipponi. Sostenendo Filipponi, inutile che la consigliera Bordoni fa la predica sui lavoratori d'Astea al sindaco Pugnaloni e alla sua maggioranza, perché se vinceva Filipponi c'erano 100 posti di lavoro a rischio, che erano quelli del servizio di igiene urbana di Osimo gestito da Astea.
questa battaglia è partita tanti mesi fa, perché in ogni assemblea dell'ATA tutti i sindaci vicino al centrodestra che puntualmente raccontavano alle liste civiche quello che accadeva, perché usciva il post il giorno dopo l'assemblea dell'ATA, riproponeva il pensiero del centrodestra, il pensiero di chi era contro l'affidamento in house. Questo dobbiamo dire alla città, da persone serie. È politica. Lei ha parlato di politica, la politica su linee programmatiche divide. C'è una destra, c'è una sinistra. Volevo ricordare alla Bordoni che anche se avessero votato i 665 consiglieri comunali per l'elezione del Consiglio Provinciale del Presidente, i consiglieri comunali sono espressione del popolo, non del PD. Sono espressione del popolo, perché colui che si candida al Consiglio Comunale chiede un voto per sé e per ben amministrare la sua città. Poi ha anche un pensiero politico. Se vi prude aver perso perché pensavate di vincere la provincia, non si può dire che abbiamo vinto perché c'erano i numeri per vincere, perché i numeri non ce l'ha mai nessuno per vincere, lo sai solo il giorno dopo le elezioni se hai vinto oppure no. Per quanto riguarda questa energia, non perde il posto di lavoro nessuno, perché SGR Rimini ha fatto una proposta di lavoro ad alcuni dei dipendenti che lavoravano in Astea e l'ha assunti direttamente SGR Rimini, quindi nessuno perde il posto di lavoro. Per quanto riguarda la TPL andava venduta e a un accordo sindacale forse i dipendenti che lei incontra non gli dicono che hanno preso un premio di 10.000 euro ciascuno per fare questa scelta, sapendo che sarebbero andati in mano privata. I cittadini li amiamo tutti e vogliamo rispettarli tutti, i dipendenti li amiamo tutti, li vogliamo rispettare tutti, ma se un cittadino dipendente di TPL firma un accordo sindacale alla presenza di, mi pare nell'ufficio mio, 12-13 sindacalisti, dove si dice c'è questo rischio di andare a finire in proprietà di una società privata, bene, il rischio è stato pagato 10.000 euro. Adesso loro devono sapere che passeranno a lavorare con una società privata, ma non è detto che cambi qualcosa, perché lavorare per la TPL Osimo o lavorare per la TPL Osimo di proprietà della Tribuzio, non è che se uno è bravo nel lavoro, è stimato nel lavoro, fa gli straordinari, non dice mai di no ad ogni chiamata quando c'è bisogno, di cosa deve temere? Di un'azienda che acquista la TPL e gli mantiene il posto di lavoro, lo stipendio, e lavorerà ad Osimo, credo che non debba temere nulla, quindi non capisco perché dobbiamo avere paura di questo. Però il concetto più alto è che se ci vogliamo confrontare, lei chiede un confronto sulle società partecipate, deve essere altrettanto onesta di affermare che lei oggi fa politica nel centrodestra con il presidente dell'Assemblea Legislativa e il centrodestra era contro la gestione pubblica dei rifiuti, quindi chi è contro la gestione pubblica dei rifiuti mette a repentaglio 100 posti di lavoro presso il servizio di igiene urbana via Oscar Romero. Quindi rimando giustamente al mittente questa critica, che non è una polemica ma una critica, perché come diceva lei, apprendo queste belle parole dai suoi interventi di stasera, la politica probabilmente divide sulle linee programmatiche di destra e di sinistra, però la destra avrebbe messo a repentaglio 100 posti, 60 dipendenti della IESI Servizi e oltre 200 dipendenti di Ancona Ambiente. Con l'operazione consorzio pubblico Ancona non cannibalizza niente, perché nel consorzio che si va a costituire c'è già scritto che il servizio ad Osimo, Pirotrano, Numane e Sirolo lo gestirà Astea e quindi nessuno perderà il posto in Astea, anzi i posti in Astea aumenteranno perché la professionalità di Astea servirà altri 3 comuni. Quindi non sono io che ho sbagliato il mio intervento o cercavo di nascondere qualcosa. Io ho centrato perfettamente la grandezza della quale sono orgoglioso degli obiettivi raggiunti da Astea nei suoi oltre 110 anni di storia e degli obiettivi raggiunti negli ultimi 7 anni dall'amministrazione Pugnaloni. Astea Energia, dice l'articolo 4 del testo unico società partecipate, non può detenere partecipazioni se non per fini istituzionali. La vendita di luce e gas non è un fine istituzionale, se no non l'avremmo mai venduta. Altra difformità detta dalla consigliera Bordoni è proprio questa,
se Astea Energia garantiva 500.000 euro di utile anno al gruppo Astea, il servizio che renderà la Eneon SRL a Ostra nella trasformazione del rifiuto organico in biometano garantirà al gruppo Astea un utile di 1,5 milioni, tre volte tanto Astea Energia. Quindi i cittadini di Osimo non hanno nulla di che preoccuparsi, perché il servizio reso nei rifiuti migliorerà, la tariffa nei rifiuti calerà, avremo rispettato una buona pratica da presentare alle scuole, quella della trasformazione di un rifiuto in risorsa, andremo a portare l'acqua del Nero a tutte le famiglie, Astea crescerà nella gestione della rete elettrica come prevede la legge, arriverà a 50 pod, partirà un progetto, anzi calerà la città 500.000 euro di opere in efficientamento energetico, tutte le luci a LED. Nell'acqua stiamo lavorando per un consorzio pubblico al pari dei rifiuti per andare a gestire l'acqua in maniera condivisa, e i posti di lavoro non caleranno, cresceranno. Le ragazze, ripeto, che lavoravano in Astea Energia hanno fatto una scelta personale, sono state contattate dal gruppo SGR e hanno deciso di andare a lavorare con loro. Quindi non, se vendiamo Astea Energia non perde il posto di lavoro nessuno perde il posto di lavoro. Invece se vinceva Filipponi e vinceva la destra in provincia, c'era a repentaglio la gestione pubblica dei rifiuti. Chi governa la regione nel centrodestra? Dino Latini, presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Se lui ci teneva a mantenere i posti di lavoro, doveva votare con me, Daniele Carnevali, smarcandosi dal centrodestra. Ma siccome è onesto con chi l'ha eletto e con il presidente Acquaroli, però altrettanto devo essere onesto io a dire stasera che la destra e la sinistra per una volta ci divide davvero. Pugnaloni, la sua maggioranza, difende i posti di lavoro di Astea. Se avesse vinto la destra e voi siete con il centrodestra in regione, ci sarebbero messi a repentaglio 100 posti di lavoro. Grazie. Grazie Sindaco. Apriamo la dichiarazione di voto. Potete prenotarvi per intervenire. Consigliera Bordoni, prego. Grazie Presidente. Guarda, io delle sue follie e bugie, nessuno avrebbe perso 100 posti di lavoro, proprio noi che siamo la tutela massima dell'occupazione. Caro Pugnaloni, guarda, sei di una demagogia veramente, meglio che non dico quello che effettivamente penso, veramente da mal di stomaco. Veramente, perché nemmeno, caro sindaco, si attiene a quello che è e a quello che sono le vere problematiche. La politica la mette lei di mezzo, ci mette la demagogia, fa tutto un calderone che è fuori proprio a quello che effettivamente sono i veri problemi. Lei non mi ha risposto a delle domande precise e puntuali che io ho fatto. Punto numero uno, è stato persino Diego Gallina Fiorini a dire che il 25% poteva essere venduto, e quindi voi avete avuto la facoltà, non l'obbligo di vendere il 25%, avete avuto la facoltà, e quindi è una scelta politica che io discuto, ma comunque l'avete potuta fare, ed è una scelta che vi dovete assumere le responsabilità, va bene? Per i rifiuti io me lo auguro che andremo sempre a migliorare la tariffa, perché Osimo, per quanto siamo a oltre il 75% della tariffa puntuale, i cittadini, caro Pugnaloni, perché conti fatti e non le chiacchiere, Osimo è uno dei comuni che ha la tariffa più alta di tutta la provincia. Per i costi, e l'ARERA l'ha sottolineato più volte, sul personale che non siete capaci di debellare, ma non deve andare via il personale, cioè deve essere una razionalizzazione dei costi e politica anche, ok? Va bene? L'altro punto è che ho fatto una consultazione, non risulta che siano stati pagati alla TPL 10.000 euro, non risulta proprio. Allora magari un confronto, magari non in questa sede, lo chiedo ancora una volta al Presidente del Consiglio, facciamo un incontro, perché qua dalle carte che ci avete dato, allora sulla TPL ci sono in capo 5 dipendenti, 10.000 euro, 5 dipendenti dovuti per questa causa non l'hanno avuti, quello che loro hanno sottoscritto a suo tempo, quindi vale ancora quell'atto? Oggi scopriamo di sì, ma i dipendenti che oggi ancora sono dipendenti non lo sanno se ancora quell'atto vale,
Ok, il dipendente dovrà sapere la salute di quell'azienda, se è in ottima salute o meno, perché lavorare in un'azienda partecipata al 100% del comune, in una pubblica dall'oggi al domani, la voglia se ce n'è di differenze. È inutile che Pugnoloni dice se uno è bravo, è buono, le differenze ci sono e ce ne sono anche molte, e lui lo sa perché lavora nel pubblico. Ecco. E dunque, e avevo chiesto questo dei dipendenti, mi scuso, sarò velocissima, e avevo chiesto anche, ci sono 8 dipendenti anche su Sta Energia in capo, perché questi sono i documenti che voi ci avete mandato, questi sono 8 dipendenti che non hanno deciso di andare in SGR, 1. Chi va in SGR dove lavora? Da Rimini? 2. Quindi ci sono dei punti alla quale io vorrei delle precisazioni. Soprattutto sulla TPL e soprattutto col contratto sindacale sottoscritto e la validità oggi. Ed è, io ricordo in un consiglio comunale che quell'accordo, non so se è ancora valido, che comunque i dipendenti, qualora non si fossero trovati bene in azienda privata, dovevano comunque, avevano l'opzione del rientro. Ad oggi è ancora valido? Quindi questo deve rispondere il sindaco Pugnoloni o chi per lui. No, tutte le sue storielle politiche, demagogiche, che non frega niente a nessuno, tantomeno ai cittadini. Ai cittadini interessa se quelle famiglie dal 1° di dicembre lavorano e quale sarà la loro sicurezza del lavoro. Chiaro? Non ho capito la dichiarazione di voto. Il mio voto sarà completamente negativo. Grazie, consigliere Bordoni. Consigliere Pierini, prego. Sì, salve. Approvo in pieno. Come prima cosa le scelte di questa amministrazione e delle partecipate fatte in quest'anno e negli anni passati, perciò il mio voto non può che essere favorevole. Tuttavia non posso che essere contrario alla normativa nazionale vigente in materia, che tra le altre cose nel 2016 ha obbligato i comuni soci a Astea, tra cui Osimo, a dare mandato ad Astea di cedere la sua partecipazione in Astea Energia. Infatti io sono fieramente di sinistra, quanto di più vicino all'ideologia comunista possa esserci oggi. Pertanto sono fortemente contrario alla liberalizzazione del mercato in quanto a distribuzione elettrica e distribuzione del gas, due beni essenziali oggigiorno, al pari dell'acqua, che mi auguro vivamente resti sotto controllo pubblico, come chiesto dal popolo con il referendum, e non venga svenduto dal governo Draghi. Infatti l'unico effetto che la liberalizzazione ha portato è stato l'arricchimento di pochi, grandi e già opulenti privati a scapito dei cittadini. Inoltre, di conseguenza, non posso che essere ferocemente avverso anche alla legge Madia del 2016, che ha obbligato a vendere le quote nelle partecipate che si occupano di distribuzione energetica, essendo io anche ideologicamente convinto che le privatizzazioni siano sempre un male per le società, poiché i privati cercano il profitto, mentre lo Stato il bene dei cittadini. Perciò confermo la mia dichiarazione di voto favorevole in quanto, ripeto, approvo le scelte di questa amministrazione e delle partecipate. Grazie. Grazie consigliere Fiorini. Consigliere Ginnetti, prego. Grazie presidente, colgo lo spunto dell'intervento fatto testé dal collega Fiorini con il quale mi complimento per la chiarezza e per i contenuti che ha espresso, partendo proprio da un concetto che erano presenti nel suo intervento e che deve essere un po' lo spirito e l'obiettivo comune di chi ha a cuore i servizi di pubblica utilità. I servizi di pubblica utilità devono mirare innanzitutto alla qualità del servizio stesso e al soddisfacimento dei cittadini, in un'ottica di, ovviamente, di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse. Io credo che i servizi pubblici non possano andare, e sono pienamente convinto e sono disponibili anche a combattere politicamente su questa convinzione, perché questo è un assioma imprescindibile, perché chiaramente la privatizzazione di un servizio pubblico mette al primo posto la redditività del servizio, non e in secondo o terzo posto il soddisfacimento o comunque il mantenimento di una qualità dello stesso soddisfacente o comunque buona. Per quanto riguarda poi quello a cui abbiamo assistito, io credo che non sia corretto che un argomento così importante come la razionalizzazione delle società partecipate venga trattato in maniera così su una base politica abbastanza
poco pertinente all'argomento che abbiamo trattato questa sera, che è stato presentato. Credo che un sindaco debba più parlare nei termini che ha espresso il collega Gallina Fiorini che in una bagarra di tipo politica amministrativa, e soprattutto il sindaco è fine a se stessa. Il patrimonio delle partecipate è giusto che debba essere un patrimonio super tutelato, ma è giusto anche quanto ha detto la consigliera Bordoni, e io più volte ho ribadito in questo ambito, ovvero che l'ARERA ci ha detto che il costo dei rifiuti, che è di buona e ottima qualità, ha un costo elevato sia per quanto riguarda l'aspetto del personale, sia per quanto riguarda l'aspetto dell'organizzazione generale. Comunque sarò brevissimo perché siamo in dichiarazione di voto, poi ci sono delle, secondo me, delle dichiarazioni, delle affermazioni poco corrette, ad esempio sappiamo che l'acqua del Nera non arriverà a tutti i cittadini, sappiamo che comunque le tubature in qualche modo erano presenti e sono state costruite per una certa direzione del flusso dell'acqua, ma non è questo l'aspetto. Io credo, lo chiedo al sindaco, lo chiedo al presidente, che il Consiglio Comunale sia più partecipe delle società partecipate. Le scelte strategiche e anche le scelte importanti come lo sfruttamento, diciamo, adesso non mi viene il termine esatto, dell'opzione della cessione del 25% del GSR, anch'io l'ho letta leggendo i documenti che ci sono stati forniti. Chiedo una maggiore partecipazione del Consiglio, non dico all'attività, ma soprattutto alle scelte strategiche. Il sindaco questa sera ci ha illustrato le scelte strategiche dell'energia. Bene, però sarebbe importante che questo possa essere discusso nel nostro ambito del Consiglio, anche con dei documenti, con i rappresentanti dell'azienda e anche con un quadro più ampio e preciso affinché anche i cittadini stessi indirettamente possano essere informati. Per questa serie di considerazioni il mio voto sarà di astensione. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Consigliere Alessandrini, prego. Sì, grazie, mi sentite? Penso di sì. Allora, rapidissimamente, il mio invece sarà un voto contrario per tutte le criticità e le debolezze che sono state sollevate in maniera molto più dettagliata e puntigliosa dai colleghi che mi hanno preceduto, tanto ovviamente Ginnetti ma anche la Bordoni, che hanno ovviamente ben più esperienza nel settore del sottoscritto. Non voglio andare quindi a ritoccare la questione Astenergia, la questione TPL, la questione oggettiva secondo la quale privatizzare comporta inevitabilmente una diminuzione delle guarentigie nei confronti dei lavoratori, ma soprattutto per una questione che per carità diventa simbolica rispetto a tante altre, ma che ho sentito di nuovo esposta dal sindaco poc'anzi, che è la questione dell'impianto di trasformazione dei rifiuti a Ostra, che va, come dire, a evidenziare una ipocrisia di fondo colossale di questa amministrazione, di alcuni esponenti di queste amministrazioni, l'ho già detto in varie occasioni, forse sono tra virgolette direttamente interessati in quanto agricoltore, ma io non riesco a non sottolineare, a non notare come in casa ci scagliamo pesantemente, in maniera assolutamente immotivata, nei confronti di determinati impianti, di determinate strutture che hanno le medesime finalità di quelle che poi invece elogiamo se fatte da ste a 30 km da qua. Certe strutture o sono valide o sono condivisibili ed appoggiabili in maniera trasversale ed universale, oppure basta con questa ipocrisia, perché ripeto, non riesco veramente a capire come è possibile che certi assessori, anche, e non è una questione personale la mia, ma una questione di principio, facciano legittimamente, ripeto, quel che hanno fatto nei confronti di impianti di trasformazione di biogas nel comune di Osimo, e contemporaneamente Astea spende milioni di euro per fare la stessa cosa lontano, perché sappiamo che occhio non vede cuore non duole. Quindi ripeto, questa è una piccolezza forse rispetto a tanti altri aspetti macroscopici, però è una questione che già per me è sufficiente ovviamente per esprimere un voto contrario. Una piccola chiosa: io non posso che fare complimenti al compagno Pierini, dal quale mi dividono anni luce una posizione politica che non sarà mai condivisibile, però finalmente dopo 2 anni che siedo, ora purtroppo solo virtualmente 3, in questo consiglio comunale, finalmente ho sentito dire qualche cosa di sinistra da un esponente di questa amministrazione, e mi auguro che non si faccia corrompere da questa democristianità imperante che purtroppo sta colonizzando un po' tutti. Grazie consigliere Alessandrini. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Grazie presidente. Ma io credo che
difendere alcuni beni pubblici essenziali come la gestione dell'acqua, la gestione dei rifiuti, significa ancora essere di sinistra, quindi se su questo siamo tutti d'accordo mi fa piacere, perché quindi siamo in tanti di sinistra, forse anche il collega Alessandrini, sarebbe una scoperta molto gradita. E detto ciò, per quanto riguarda la delibera, il Partito Democratico è favorevole. Siamo favorevoli all'impianto e quindi a questa fotografia che oggi votiamo sulla ricognizione delle società partecipate dal Comune di Osimo. Perché questo è un percorso, lo dicevo prima, avviato nel 2014. Noi siamo partiti che avevamo tante società partecipate, proliferavano le società partecipate ad Osimo. Siamo riusciti a ridurre il numero delle società partecipate. Oggi sostanzialmente ce ne sono 5 partecipate in via diretta, poi ovviamente all'interno di Astia ci sono altre società, quindi abbiamo delle partecipazioni indirette, però siamo riusciti a ridurre il numero di società partecipate, quindi Asso, Osimo Servizi, Ecofon, Centro Marche Acque e poi questa piccola partecipazione ma fondamentale nell'acquedotto del Nera. E quindi meno società partecipate significa comunque anche meno consigli di amministrazione, quindi meno spese cosiddette, diciamo, politiche, quindi meno poltrone. Poi siamo anche d'accordo su quella che è la visione strategica per il futuro della principale, sicuramente, società partecipata al Comune di Osimo, ossia Astia SPA, alla quale chiaramente tutti noi, io credo tutto il Consiglio Comunale, senza ipocrisia, tiene particolarmente. Ebbene, Astia SPA deve affrontare delle sfide importanti. Io credo che questo piano che ha, questa strategia che ha per il futuro, possa portarla a vincere queste sfide, perché, ripeto, ha utilizzato quella che è una normativa, stata un'imposizione, diciamo, di legge, ossia la vendita di un settore che non poteva portare avanti, quello commerciale della vendita di luce e gas, per reinvestire quella plusvalenza in altre attività che saranno il suo core business, cioè il suo business, la sua attività principale. E quindi attraverso questo ci auguriamo tutti che potremo avere una società, appunto, forte, che possa, ripeto, vincere tutte le sfide del futuro. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Sindaco, prego. Eccomi, volevo rispondere alla Bordone dicendo il mio voto sarà favorevole. I dipendenti da TPL hanno firmato un documento davanti a 12 sindacalisti, quindi lo devono avere a casa, glielo devono far vedere. Se vuole lo trovo anch'io, glielo faccio vedere. I dipendenti che dicevo lavorano per Rimini sono all'inizio della collaborazione tra il gruppo Astia e Astia Energia c'era un service che facevano i dipendenti di Astia ad Astia Energia. Nel momento in cui abbiamo venduto Astia Energia, questi dipendenti sono stati assunti dal gruppo SGR che ha acquisito Astia Energia. Quindi non sono più dipendenti del gruppo Astia, ma sono dipendenti di Astia Energia, la quale proprietà è per il 75% SGR Rimini, quindi sono diventati dipendenti SGR Rimini, non più del gruppo Astia. Quindi, e poi volevo tranquillamente rispondere ad Achille Ginetti, un po' di politica, Achille, c'è quando parli di società partecipate, se hai apprezzato l'intervento di Gabriele Pierini, che è un ragazzo bravissimo e di sinistra, ma molto preparato e che studia prima di venire in Consiglio Comunale, lo ringrazio. Se lui è tanto di sinistra e ci crede, ci sono persone che sono di destra. Questo dibattito stasera si è orientato politicamente tra la destra e la sinistra, e si è orientato politicamente perché c'era di mezzo la gestione pubblica dei rifiuti, e la grande battaglia è stata proprio sabato scorso con le elezioni provinciali e con l'elezione del presidente della provincia di Ancona. Quindi non è che ho spostato e orientato il dibattito sulla politica. È politica. La politica, nelle linee programmatiche, divide. Finita la politica, si è amici, si sta insieme. Però la politica, mi insegni tu, che sei più adulto di me, divide sull'ideologia e sulle prospettive politiche. Questa era una prospettiva politica molto, molto importante. Latini tifava per Filipponi. Io tifavo per Daniele Carnevali.
chi ha vinto è per la gestione pubblica e la salvaguardia dei posti di lavoro, chi ha perso era per mettere a gara i rifiuti. E non è assolutamente vero che la tariffa non diminuirà quando andrà a regime l'impianto di Ostra. E poi un'altra verità è che, da Bordoni deve saperlo, è l'ARERA ormai che decide le tariffe dell'igiene urbana e non il comune di Osimo, che ha il 50% più uno delle azioni di CMA e che quindi controlla Stea. Quindi dobbiamo compilare ogni anno delle tabelline all'ARERA e l'ARERA ci rimanda la tariffa per i nostri concittadini. Non è la più alta quella di Osimo, è quella giusta, quella calcolata da ARERA. Noi possiamo mettere in campo le risorse per fare degli sconti, l'abbiamo fatto sia per le attività produttive, sia per, con un bando per le famiglie, per le utenze domestiche, che è scaduto proprio qualche giorno fa. Grazie. Il mio voto sarà favorevolmente convinto per la strategia futura di Astea e di tutte le società partecipate. Grazie, Sindaco. Signora Bordoni, siamo in dichiarazione di voto, è già intervenuta. Non posso far rispondere, se vuole il sindaco le può rispondere sulla chat, ma in dichiarazione di voto non posso far fare altri interventi. Chiudiamo le dichiarazioni di voto e passo la parola al segretario per la votazione. Chiedo la doppia votazione anche per l'immediata eseguibilità. Pugnaloni. Favorevole, favorevole. Campanari. Favorevole, favorevole. Paolella. Favorevole, favorevole. Flamini. Favorevole, favorevole. Gallina Fiorini. Gallina Fiorini. Favorevole, favorevole. Canapa. Favorevole, favorevole. Pierini. Favorevole, favorevole. Invernizzi. Favorevole, favorevole. Maggiori. Favorevole, favorevole. Gobbi. Favorevole, favorevole. Feliciani. Favorevole, favorevole. Ricci. Favorevole, favorevole. Spilli. Favorevole, favorevole. Brandoni. Favorevole, favorevole. Rossi. Favorevole, favorevole. Bordoni. Contraria, contraria. Non ho le risposte comunque. Donia. Astenuta, astenuta. Ginnetti. Astenuto, astenuto. Alessandrini, Passarini. Contrario, contrario. Con due voti contrari, due astenuti, i restanti voti favorevoli sono 15. La proposta viene approvata ed è immediatamente eseguibile. Grazie, segretario. Passiamo al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno. Azienda speciale Servizi Osimo, approvazione indirizzi per la redazione del piano programma, del budget economico, del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori anni 2022-2024. Passo la parola al sindaco per presentare la delibera. Come ogni anno ci ritroviamo a donare gli indirizzi alla nostra azienda speciale, un'azienda che conta ormai una professionalità riconosciuta a livello di ambito numero 13 nel sociale. E quelli che sono gli indirizzi sono gli stessi degli anni scorsi, di proseguire su questa strada sia per quanto riguarda i centri di aggregazione per minori nei centri Aquilone, sia per quanto riguarda l'attività del centro diurno Fontemagna, sia per quanto riguarda le attività di dopo scuola San Biagio. Dobbiamo implementare l'assistenza scolastica ai disabili, l'assistenza domiciliare ai minori disabili, e dobbiamo cercare soprattutto di efficientare quella che è la gestione dei fitti passivi che l'ASO inserisce nei propri contratti di servizio, per trasformare sempre più questi fitti in locali di proprietà. Credo che l'ASO vada detto solo grazie, perché è un'azienda che vive sull'equilibrio economico, sul pareggio di bilancio, e ogni giorno
è chiamata a servire i giovani e gli anziani in maniera puntuale, professionale, anche attraverso la refezione scolastica. Abbiamo raggiunto importanti obiettivi, abbiamo tolto il diritto fisso. Era una richiesta forte di tanti anni da parte delle famiglie. Eppure il servizio in equilibrio, abbiamo trovato la possibilità di mettere a bilancio i soldi per togliere il diritto fisso. Quindi oggi si paga solo quello che si consuma. E poi un grande obiettivo è quello di cominciare a digitalizzare la gestione della mensa. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare agli anziani, abbiamo implementato i casi e quindi credo che si è fatto molto in questi anni. Ora c'è da continuare su questa strada, perché è un fiore all'occhiello questa azienda. I colleghi sindaci delle città, quando vengono all'assemblea del comitato dei sindaci Lambrimonte 13, rimangono, diciamo, sono orgogliosi un po' di quello che gli raccontiamo, di quello che svolge questa azienda sul territorio, e il nostro auspicio è che tutti possano entrare nel capitale di questa società per far diventare la ASO un po' come l'ASP di Iesi, che è partita da Iesi, oggi serve tutti i comuni della Vallesina fino al comune di Cinguli. Non dimentichiamoci dei servizi cultura e turismo, è il nostro braccio armato. Quando si parlava prima perché detenere partecipazioni e perché non detenere partecipazioni, questo è un caso concreto. Fini istituzionali, è un ente strumentale al comune l'ASO, ogni qualvolta c'è da organizzare un evento culturale c'è l'ASO. Ogni volta che c'è da promuovere il territorio per le politiche turistiche in città, c'è l'ASO. Che cosa significa c'è l'ASO? Significa che il comune, l'amministrazione, attraverso una delibera di giunta, dona indirizzi e risorse e l'azienda speciale organizza il servizio per conto del comune in maniera professionale e riconosciuta a livello territoriale in tutta la Val Musone. Quindi credo che si è fatto molto, anche dal punto di vista turistico, la bigliettazione unica con i comuni di Camerano e Ufagna, l'adesione all'associazione Riviera del Conero, l'aver rinnovato la segnaletica e la pannellistica turistica della città, aver migliorato l'accessibilità a monumenti e aree archeologiche. Insomma, ci stiamo dando da fare affinché questa società, che è un'azienda speciale, possa essere non solo fiore all'occhiello di Osimo, ma fiore all'occhiello per intera comunità della Val Musone. Questo è un po' l'obiettivo che mi dono e ci doniamo come amministrazione, di poter arrivare a fine del mandato che dentro l'ASO, come dentro l'Osimo Servizi, dentro significa aderire al capitale sociale, entri anche qualche comune attorno a noi per incominciare a respirare quell'area che è l'area vasta, ovvero la provincia. Ad esempio, prima si diceva che competenza della provincia, deve coagulare, deve coordinare prima e coagulare poi un insieme di comuni attorno a un progetto più importante. Sicuramente quello del PNRR è grandissimo, però anche il sociale potrebbe avere un ruolo importante per il futuro e noi siamo pronti, mettendo a disposizione la nostra azienda speciale. Grazie. Grazie Sindaco. Prima di aprire la discussione chiedo al segretario se possiamo acquisire il voto del consigliere Bottegoni per il punto di prima. Consigliere Bottegoni, è presente? Sì, sono presente. Prego, segretario. Sì, assolutamente sì, e chiedo scusa, ma non avevo visto che era presente. Quindi se può esprimere il voto per la delibera precedente. Sì. Contrario. Va bene, grazie. Grazie a lei. Prego, presidente. Sì, grazie. Apriamo la discussione. Mi sa che avevo il microfono spento. Non ci sono richieste di intervento, chiudiamo la discussione.
Sindaco, le conclusioni, non so se voleva aggiungere qualcosa, ma direi che possiamo. E tra le tante attività, tornando ad essere sindaco con caratura, come ci richiamava la Bordone, istituzionale, coinvolgente tra maggioranza e minoranza, credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi della nostra azienda speciale. Poi le linee di indirizzo sono marcatamente politiche di chi ha vinto le elezioni, di chi governa la città, però orgogliosi di questa azienda speciale che vanta 160 dipendenti e che si prospetta nel futuro di poter servire altre comunità qui attorno, perché ormai i sindaci che come me sono stati rieletti per il secondo mandato hanno potuto appurare quello che è questa realtà, e spero veramente entro il mandato di poter vedere nella compagine sociale anche altri colleghi che possano beneficiare dei servizi che ASO offre all'intera comunità di Osimo, un domani magari a parte della comunità della Valmugione. Grazie. Grazie sindaco. Apriamo le dichiarazioni di voto. Consigliere Ginnetti, prego. Grazie presidente, brevemente anche per l'ASO valgo le considerazioni di prima e anche mi asterrò. Sono alcuni aspetti che andrebbero approfonditi e chiariti, ma voglio dire che nulla toglie gli importanti settori che l'azienda speciale cura e che è un punto in particolare per quanto riguarda i servizi sociali, i servizi alle persone e ai minori con disabilità e l'importanza che riveste soprattutto i servizi alla persona, ma ho preso principalmente la parola per il fatto che il sindaco, scherzo chiaramente, continua a attribuirsi i meriti suoi, ovvero della sua amministrazione. Siamo entrati rientrati nell'associazione Riviera del Conero nel novembre-dicembre del 2011, quando ho preso la delega per il turismo. E perché l'assessore Pirani si era dimesso e abbiamo proprio a dicembre del 2011 approvato la delibera all'unanimità di far parte dell'associazione Riviera del Conero per tutti i motivi che lei ha detto, che condivido, che adesso si chiama anche giustamente Terra dell'Infinito, ma non è assolutamente stato fatto con le amministrazioni Pugneroni. Questo giusto così per storia, non per altro. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Sì, grazie presidente. Intervengo solo per esprimere il voto favorevole del Partito Democratico. Credo che alcuni importanti obiettivi siano stati raggiunti dall'ASO su input chiaramente della maggioranza, tra cui l'eliminazione della quota fissa della refezione scolastica. Questo piano che andiamo oggi a votare è sicuramente ambizioso, ci sono obiettivi importanti in tutti i tre settori in cui opera l'azienda, quindi quello dei servizi sociali, l'ambito culturale, l'ambito del turismo, ci sono sfide assolutamente importanti, molto è stato fatto, le convenzioni con i comuni limitrofi, l'obiettivo di allargare chiaramente, far partecipare anche i comuni limitrofi per dare la possibilità all'ASO di essere un'azienda del territorio della Valmusone che vada quindi a gestire delle attività non solo per il comune di Osimo ma anche per tutti gli altri comuni che insistono su questo territorio. Non mi resta che fare un grande in bocca al lupo per queste sfide del futuro al direttore amministrativo, la dottoressa Gabbanelli, che ha raccolto un testimone importante del precedente direttore e che quindi ci auguriamo appunto possa portare l'ASO a vincere tutte le sfide del futuro. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Consigliera Bordoni, prego.
Grazie Presidente, no, non entro in merito delle scelte politiche di questa amministrazione nella società, assolutamente. L'unica cosa che vorrei rilevare è che la società ASSO nasce tipicamente, no, per fornire servizi sociali, e da questa linea di indirizzi non leggo minimamente alcuni servizi che invece dovrebbero essere a sostegno soprattutto dell'aspetto Covid. E allora con questo qualche perplessità ulteriore, qualche riflessione comunque va fatta, perché non viviamo in in un momento, diciamo, ordinario, ma viviamo in un momento straordinario dove proprio le società e il comune che devono prestare servizi sociali devono prestare ancora maggiore attenzione. E quindi mi aspettavo, come linea di indirizzo politica, almeno un capitolo, un paragrafo dedicato al periodo della pandemia, cosa di cui ne è assolutamente assente. E quindi il mio voto è di assoluta astensione, il mio voto è quindi rappresentanza proprio delle liste civiche, perché crediamo che un momento così tanto particolare, questi giorni poi tocchiamo ancora di più con mano, no? Quanto ancora siamo dentro alla pandemia, una società partecipata che si occupa del sociale e non dedica nemmeno parte di un indirizzo politico, insomma, questa la dice davvero lunga. Grazie. Grazie consigliera Bordoni. Sindaco, prego. Volevo chiarire alla consigliera Bordoni che non ci può essere un capitolo dedicato al Covid, cioè non è che si fornisce un indirizzo politico sul Covid. Il Covid ha previsto nei diversi mesi nei quali abbiamo vissuto prima il lockdown duro, poi la ripartenza, adesso siamo in un altro momento difficile, dei protocolli che arrivavano dallo Stato, e sia la ASO che la Osimo Servizi che la STEA hanno degli RSPP interni, responsabili della sicurezza. Addirittura in Osimo Servizi c'è un comitato Covid che ogni giorno, ogni settimana si riunisce, fa il punto della situazione e attua politiche rispettose delle regole Covid. Ma il Covid non è un indirizzo politico, il Covid è una pandemia che ci sta attanagliando, dal quale ne dobbiamo uscire vincitori, e ne usciamo vincitori se rispettiamo le regole che ci detta il CTS a livello dello Stato. Non può essere un indirizzo politico. In tutti i servizi che vengono resi ogni giorno si rispettano politiche anti-Covid, e ci sono dei comitati in ogni società che opera sul territorio rispettosi di queste buone pratiche. Proprio per questo l'amministrazione ha fornito a tutte le società i dispositivi di protezione individuale e ha fatto tutto ciò che concerne per quanto riguarda il servizio alla comunità. Il mio voto è favorevole. Grazie Sindaco. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passo la parola al segretario per la votazione. E qui doppia votazione. Pugnaloni. Favorevole, favorevole. Campanari. Favorevole, favorevole. Paolella. Favorevole, favorevole. Flamini. Favorevole, favorevole. Gallina Fiorini. Favorevole, favorevole. Canapa. Favorevole, favorevole. Pierini. Favorevole, favorevole. Invernizzi. Favorevole, favorevole. Maggiori. Favorevole, favorevole. Gobbi. Favorevole, favorevole. Feliciani. Favorevole, favorevole. Ricci. Doppio favorevole. Spilli. Favorevole, favorevole. Brandoni. Favorevole, favorevole. Rossi. Favorevole, favorevole. Bordoni. Astenuta, astenuta. Bottegoni. Astenuto, astenuto. Donia. Astenuta, astenuta. Ginnetti.
Astenuto, astenuto. Alessandrini Passarini. Astenuto, astenuto. 5 astenuti e 15 voti favorevoli. La proposta viene approvata ed è immediatamente eseguibile. Grazie, segretario. Chiudo l'ultimo consiglio comunale, dichiaro chiuso l'ultimo consiglio comunale del 2021 e auguro a tutti voi, alle vostre famiglie e a tutti i cittadini osimani che ci hanno seguito questa sera, buone feste, buon Natale, buon anno e ci rivediamo nel 2022. Arrivederci a tutti. Buon anno anche a tutti. Buon Natale a tutti, arrivederci. Auguri a tutti. Auguri a tutti. Auguri, buone feste. Auguri.